po' quella Beh, cosa. però rispetto a prima. Ma molto meglio, eh. Oddio, Questa è la insomma. scheda video che. Mamma mia, gna. Facciamo a tutti ragazzi, ben trovati, ben Salve! martedì qui su YouTube, non è vero, su No, Twitch, non so manco a attenzione. quanto sta sto coso. Mo. Ah, il Abbiamo volume. sbragato il PC dello streaming, quindi abbiamo Ah, ha una sbragato il serie di PC. problematiche. Ha fatto come al solito i suoi lavoretti, capito? Ha sbragato, poi a un certo punto ha fatto, vabbè, io il mio l'ho fatta, lascia tutto così. Allora, vi Se non informiamo, fosse per me, se fosse per me, manco veniva se, sbragato. E vai sul pannello di controllo audio, fai le cose a vecchia maniera, vecchio Dove stile, cazzo ci si va tutto sotto pannello di vecchio? controllo. Poi non capisco perché ti ostini a lasciare al centro questa Mi barra del piace al comando, bella centro. cagata. Scrivi pannello di controllo, Ah, così devo pannello cercarlo. di controllo, vai, entra. Oh, stile Windows 7, audio, scrivi audio, Vabbè, dove sta la mia audio? audio. Oh, guarda un po' quanto è bello. Allora, questo Chi non mi è? serve. Disabilita. Sospetto spam. Disabilita. Ciao ragazzi, allora. Registrazione. Arriviamo, eh. Microfono, Disabilita. qualcosa la tenemo? Livelli, Livelli. alza palla. Pam! Oh, adesso ci sentite bene, meno In male. teoria sì. In Ecco, la chat linea si è del tutto refresciata, si è teorica. refresciato tutto il mondo, non so per quale motivo. Nessuno l'ha Ha toccato. smesso di funzionare sicuramente la chat perché non si legge più. Benissimo, benissimo. Beh, queste sono le cose che fa Fabio, vedi? Funzionano Però bene. adesso è smooth. Cioè, smooth, calcola, non ha fatto il backup del chatbot, il cavetto ancora deve arrivare, quello per la seconda cam, e non abbiamo settato un cazzo a livello di microfoni. Benissimo, benissimo, benissimo. È vero che funziona bene Scusa, tutto ma dove sta questo. scritto che io sono quello preposto a No, se te che tale ti ordine eleggi, ti alzi comunque sia de divinità massima superiora, che senza di te di operazioni? non Che si poi può stava a fare. pensare, ne abbiamo sbregato per senza un cazzo, perché alla fine il problema era l'arcavo. Bravo Adesso, Fabio, proprio bravo. adesso ci stavo Bravo pensando. Fabio, bravo. Infatti stiamo utilizzando lo shitty telefono di Fabio per inquadrarci. Eccoci qua, bene. E lo lasceremo qui. Pensa che roba. Comunque qui invece di andare avanti torniamo indietro, eh? Magari sapete voi, con i vostri, con le vostre inquadrature, come noi stiamo col telefono col supporto da 5 euro, ti è arte, povera, ti è. Comunque, detto questo, facciamo un'inquadratura su Fabio, sulla felicità, eccola, vedete? Allora, ragazzi, la RAM con RGB più sottili e bassi che avete mai montato, quali sono? Credo che siano le HyperX Fury. Ma questo voler to mi hai detto che è un telefono tuo, Non cioè ce non l'ho. c'hai più. No, perché T'hai l'ho. riverso il telefono pure oggi. No, non c'ho il telefono, ma ho dovuto togliere il token dei Civix, se no non ci posso mettere il token di quell'altro, quindi ce l'ho. Che te serve il telefono, ti è arte, povero, guarda come Scusa, com'è stavo. possibile? Io ho due token sullo stesso No, a me PC. su Audi ti dice bello del zio. Bello il zio proprio. Bello del zio. Allora, ciao RC, ciao Gra, ciao Pippi Fanta. Infatti questo sì, preso a 9. Sì. Comunque sul modding dovrebbero essere l'HyperX Fury RGB, quelle più sottili, che abbiamo visto almeno fino ad oggi. Allora, fatto questo, detto questo, ben trovati a tutti, ben pomeriggio. Stiamo cercando di risalire, di insomma, skip setup wizard c'è scritto, no? Tanto devi loggare qua. Ma Dai, questo possiamo skippare. Ciao, oh, prego, prego, prego. Cavo HDMI. Sì, dovrebbe essere il cavo HDMI rotto. A quanto pare, perché Però la vabbè. stessa gamma su quella scheda o su un'altra scheda con un altro cavo funziona, quindi. Sì, Armando Ignico è ancora vivo. Il mio personaggio di ieri è No. sopravvissuto. Ciao Gabri, grande masterello, ben trovato. Ben trovato. Guarda che ha fatto Gabri. Ha comprato un kit in resina che si infiltra in mezzo al vetro crepato per far sì che lo solidifichi. Te Ancora con queste svelo una cosa, Gabri. cose. Non Ancora te lo queste voglio dire, cose. ma te lo dico, Hai non buttato funziona. 10 euro, le potevi donare invece di buttarle così. Cioè, proprio va bene che a donarle sempre comunque, però almeno facevi contento qualcuno. Ciao Alex Zip. Ciao ragazzi, ne pensate di questa configurazione? Corsair 5000D. Processore AMD. Grande Thales che si abbona. Aspetta che non leggo, Aspetta un secondo. Oh, sta partendo il treno. Grande Ciao a tutti. Gerardone. Oh, allora, CPU 8 core 5008X, schermare X570. Che scheda video ci hai messo dentro? Comunque mi sembra una buona configurazione. Con 5.8 ci va bene con X570. Ciao Claudio, grande sciuco così. Ciao Goril, ciao Grazie a ragazzi, ciao Chiocciola Fritz, Cuccia ciao 2 per Fritz il mio Solo, ciao abbonamento Giorgio. regalo. Grande il mitico Alessandrone Calabrese, eccolo, grande Alessà, grande Alessà. Che stai cercando? Sto cercando di share backup da qualche Vai parte. sul drive. Non c'è Ma sta, come non non l'ho c'è sta? Ma trovato. che stai di? A me sembri come quando i ragazzini non lo trovano, poi dice, tu madre ti dice, se vengo lo trovo, Molto poi faccio cerca a te. cerca, vai su EasyFix. EasyFix.
Sì, sembra un po' anziano, è proprio del PC. Ci saranno, Loghi. no? Locandine, clip, layout, sul layout magari. Backup XSplit. Aspetta. No, questa è no. Overlay, progetto, VSD, idro. Capito? Se io cerco chatbot, Non c'è. ti esce solo questo. Se Allora, faccio seri che non c'è. No, seri che non chat.chatbot, c'è. mi Seri pare sono abitudini. Non morisco. che non c'è. Vedi, è 19 Aprile aprile. Aprile 19, 2019. fresco come una rosa. Da rifare praticamente. Ah, grande De Zerbian. Grande Ho De trovato cosa fare questo Giant. pomeriggio. Mancheranno la Oh. metà degli audio, così sto pure una bella pulita. Va Prima o poi bene. dovrà Va succedere. bene. Grande The Jumper, ciao Benny. Allora, ah, vedi Bella. Gabri che ha fatto. Annullavo l'ordine ieri sera dopo che me l'ha detto. Stai risparmiando questi 10 euro. Ha fatto Il bene. vetro purtroppo va a Grande cambiare. Aruma Sedi. Allora, per fare una recensione da 30-50, Alessandro, bene, ci devono ancora arrivare. Ce ne dovrebbero arrivare circa 3 Oggi, oggi, probabilmente. ma non sono ancora arrivate. Grande Kirkis, grande Ermero Sempre più tempo Vingio che regala assieme. un abbonamento. Allora, qui Non ci credo stiamo. manco solo. Guardalo. C'è proprio comparso Non è lui, è grosso. Comparso. No, impossibile. gli hanno scammato account. Gli hanno scammato account. Allora, ciao Jack. Intanto bravi, hai fatto pa 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 tra Kirkis e Jack. Vabbè, Tutti, un sacco di è persone. normale, se vai live una Comunque, volta a amici che settimana. ride così tanto non erano amici. Questo è tizio che si scrive che ha account da amici. No, vabbè, si riconosce, è un po' se erano amici non ride così tanto. Magari se essendo più sposato potrebbe. Anzi, adesso la sta proprio a bestemmia pesantemente, ma è proprio lui. Ma che sei un detective? E te lo dico, te la navo Si subito. vedeva abbastanza Si vedeva. Grande facilmente. Alan Ford che lo regala a Shugo Kushin. Grazie, grazie, l'ha regalato. Tizio Undercover, sì, assolutamente. È un mero plagio dell'originale, eh. Ragazzi, però scusate. Ragazzi, ciao ragazzi, il PC è sembrato martedì scorso in live, va che è una bomba. Grande Chris, sono contento che va una bomba, così, così si fa. Benissimo, sono veramente contento. Piacere per le dita, ho capito che mo piacere per le dita, però tutta la notte a scrivere sei stato pure che account offline. Grande Forgets, ben trovato, ben pomeriggio, ciao Alex. Certo che ci può fare una domanda, grazie a Michele che ci followa. Grande Alan Ford che l'ha regalato, quindi ha continuato a spingere il trenino. Ma che cazzo, non ero già abbonato, grazie. No, e a quanto pare no, perché te lo sei beccato. Come la vedete l'accoppiata 3700X con una 3070? Beh, 3700 comincia ad avere qualche annetto sulle spalle, ma comunque riesce a dare il suo contributo, quindi non fate quello di bottiglia una 3070. Ciao Lucius! Duster, come va? Andato a fuoco? Tutto bene? Non lo mai. Ce l'ho io, funziona, dice Alessio. Alessio, che c'è ancora il 37X, è il momento di cambiare. Testa cambia tutto, ma ancora c'è quel processore. Bilico ci dice: riuscite a spiegarmi perché due schede madri uguali, una DDR5 costa di più con meno componenti? Perché Perché è monta una novità, DDR5 no? e c'è un chipset comunque nuovo, non è uguale. O uguale perché è sempre 0690. Wow, io. Oh, sì, Gregorio. Regala. Michele, perché punta scala di Amazon? No, due Tomahawk. Ma sono la stessa scheda. Probabilmente comunque è solo per il Solo per il discorso discorso novità che novità che fa con fa le con le DDR5. DDR5, Sempre sempre perfetta. perfetta. Bene, Bene, Lucius, Lucius, meno ecco. male. Oh, Oh, siamo siamo tornati tornati con con la la cam, cam, ce ce l'abbiamo l'abbiamo fatta, fatta, eh. abbiamo pure il Tutto, chatbot, gli va mancherà bene. 3-4 Tutto, va parole, bene. però Doppio vabbè. audio, ti dice. Muta il Muta il cell. cell. Aspetta, 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 sì. È mutato il cell. È mutato l'ascolto, non è mutato il microfono. Impostazioni, audio, default, microfono, no audio. No audio. Comunque è diversa una cifra da quell'altro. Questo funziona bene, non so. No, da quello che va su poi su Android, eh? E poi è sempre in browser. Tu quale browser lo apri? Devi aprire OBS Ninja e ti apre VDO Ninja, sono due, non ti sbagliare, quell'altro è una merda. Allora mi sa che uso quell'altro, La ecco perché è una merda, merda. ecco. Perché adesso sta a metà grafica, è diverso. Vabbè, poi ci ritroverò. Coscitti Safari, sì, è vero. Benissimo, era meglio il telefono. Sapete perché quando gioco il mio PC fisso 660 mi si blocca il gioco quando tocco il cavo del joystick? Vabbè, il cavo non è attaccato bene. Sì, il cavo farà qualche interferenza Com'è sicuramente. scritto joystick? Faccio Lascia finta di non fare, aver lascia letto. fare. Oh, c'è meno a tutti. Meno a tutti. Enrico! Chi? Oh, Enrico! Eh dai, non è E dai, è vero. ogni tanto che va fatto. C'è il Promos. C'è. Ah, contatto. De che contatto? Aci. Ah, sì.
Bravi, 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 bravi. Intanto abbiamo scavallato. Grazie, Edoardo. E Masterello ha regalato una sub. Non so a chi perché mi è stato coperto, ma grazie, grazie a Gabri che ha capito come. Eccola qua, l'ha regalata Xenomas. Grazie, Povero che non si Gabri, vede che l'ha Xenomas. regalata e ha capito come spendere al meglio quei soldi che si è risparmiato da quella cosa. Ah, perché è un contatto. Onorevole Gio non c'è. No, Onorevole Gio non c'è in questo momento. Perché? Onorevole Gio covidato, sta a casa, quindi tanto, comunque non è che cambiava tanto. Gli audio ci sono un po' di audio, non lo so, penso di sì. Vabbè, Sì, ci sono un po' di audio, non tutti, sto dando una piano pulita piano, rapida, ma questo piano pomeriggio mi ci piano. Piano diverto. piano. Comunque oggi, ragazzi, vi faccio vedere cosa andremo a montare. Ci abbiamo Z690 Carbon Wi-Fi con la prima volta che lo monto. Ce l'abbiamo qua il 12600K. Quindi 12600K SN570. Questo è il nuovo modello con prestazioni da 3500 MWh. Le DDR5 andremo a montare queste. Sono due banchi da 16 GB, 5200 MHz. Queste qui sono le Platinum RGB. Poi ci avremo Liquid Freezer 240 RGB, High Current Gaming da 750 e per finire una bellissima 360 Ti. Senti che ti ho detto, dopo slang inglese, il titolo lo puoi mettere in inglese, possiamo Io modifico, lo mettere faccio sempre in tempo, eh. Intercontinental, possiamo mettere, no, non toccare, ci ha fatto danni. Liva, grande Liva fritta, eccolo Liva, grande Liva che lo Allora, spinge. Vito, ricordiamo Vito, grande fautore di quello che usciti in inglese dove si shoppa la roba. Si sta all'interno del joystick con il cavo, non faccia bene contatto. Esatto, bravo Aci. Cosa si fa con il Carbon Wi-Fi? Che vuol dire cosa si fa? È un modello di scheda madre chiamata Carbon. Wi-Fi vuol dire che ha il Wi-Fi, la scheda madre, non è che c'ha il Wi-Fi Carbon. Questo è il prezzo totale di questa configurazione, 2,9 circa. 2,9 circa, 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 circa. E quindi oggi ci avremo da montare tutto questo, lo monteremo in un Bias 20 Mesh Evo, Ivo. Grande Gabri, In in attesa attesa dello dello stipendio, metto stipendio, pure metto questo. pure Metti queste tutto, fai all-in, 5. fai all-in. Non ci pensare, non ci Mi pensare, dai. pare Matto Smart ha tirato fuori una battuta a stile Pollina, veramente triste. Di un Mamma mia. triste, di un triste che andresti bannato. Almeno sospeso Madonna. 600 secondi. Madonna, una 0690 per una 30 e 60. E che c'è? Che. Drew, se lo vuoi percloccare bene, ti serve la No, vabbè, ma 0,690. secondo me è 3,60 giusto. Ti è giusta per 12,6K. Che Guarda, c'è che non va? potevi Poi prendere una torpedo. dipende da Perché torpedo. costava un po' meno, Sì, però ad oggi se vuoi il wifi integrato pulisce e e compri una compone. scheda che stai a posto anche per il veramente per l'avvenire, che domani magari passerai a N9 quando caleranno i prezzi, non lo so, però di base non è sbagliata come configurazione dal momento che è un 12600K. La 0690 il chipset ce l'ha quello, che l'avresti montato su una B660, 660 no. che potevi percloccarlo comunque, ma non No, così. vabbè, Poi però secondo me fa, cioè, secondo mi me è sa che è giusta come DDR5, configurazione. no? Quindi se vuoi fare generazione nuova DDR5, prendi il 266K che va circa con i 7 della vecchia, però c'è DDR5, non è così No, sbagliato. infatti ci può stare. Grazie intanto a Gerardone pure che l'ha spinto. Sì, esatto, B660 GPCP sono perfettamente bilanciati. Grande Bonnie intanto, grazie, che lo spinge anche se comunque sia si concluderà a breve, però grazie a tutti. E sì, è È per vero. mandarlo quello di DDR5, Drew. Poteva essere B660 GPCP. Sì, sono bilanciati, è vero, perché tu vedi comunque non sono componenti proprio high-end, però in chiave futura secondo me ci sta. Come tipo di scheda, considerando che comunque sia non devi aggiungere una scheda per avere wifi, ma ce l'ha già integrato e non ti limiti niente, cioè non hai limitazioni da parte della scheda madre. Jack, ti serve, cioè va bene se vuoi giocare a 60, 80, 90 fps in Full HD, va più che bene con dettagli buoni. Blink lo conosciamo, sì, lo Il conosciamo. Soral Vise, sì che lo conosciamo, certo. Chi non lo conosce comunque, chi segue materiali di informatica, canali di tech, comunque ci sta, lo Impossible. conosci per forza. E poi lo faccio spesso, non lo faccio quasi più. Ok, ma tizio, se scrive sotto mentite spoglie, si è mascherato. Ok, bene, bene, bene. Vedo che siamo in molti. Il trenino si è concluso. Grandi ragazzi, stanno distribuendo tutte queste bellissime, fantastiche nuove emoticons. Il mese è appena iniziato. Partiamo bene. Il primo in classifica in questo momento è il Bonnie, il nostro mitico Bonnie, seguito da Masterello. Invece, per quanto riguarda le sabbette, se la giocano a pari merito il Mero, Alan, Gabri e Liva. Bene,
giustamente, lo so, però nessuno si è voluto innalzare sopra gli altri. Cioè, un discorso di a proposito, non ci dimentichiamo, va bene? Il cavetto lo pure scordare. Il bonifico lo stipendio, no? È che non ce la faccio. Andare della sono un po' stanco. Un po' stanco, ce la do io. Non te lo qua, ti porto il PC di qua. Non te lo qua. Allora, ci sono. Ho venduto un Antec NX 800 nuovo. L'acquirente da un paio di giorni l'ha provato senza build, solo col PS1. Mi ha detto che non funzionava una ventola. E poi tutte. Secondo me ha bruciato il controllo in qualche modo. Molto probabile. Probabilmente. Difficile, insomma, no? Però può capitare, però non lo so. Ci può stare, però. Ci può stare. Questo, ok. Ciao, Super Pizzi. Ben trovato. Pure Zimu, non so se c'era pure prima, lo c'era pure, ok, benissimo. Ciao Peter Pan, ragazzi, come stanno andando i prodotti della Naia lì? Siete stati soddisfatti della qualità dei prodotti risposta del pubblico? Prova a rifare una telefonata, che dici? E fai una telefonata. Allora, per quanto riguarda i prodotti Naia lì, in realtà non abbiamo avuto ancora modo di avere una statistica sul... la qualità è indiscutibile, quindi sì, siamo sempre stati soddisfatti della qualità della Naia lì, ma già da 15 anni indietro, 15 magari no, ma 13 sì, che comunque sia, avevamo sia a casa sia io che Fabio che dei case Naia lì. Il nostro muletto, quello che vedete lì sdraiato, questo che vedete qui, che adesso lo tengo sdraiato, potete vedere che è un fantastico Naia lì. Oddio, scusate, ho girato la cam, se giravo tutto, comunque è un Naia lì vecchio stile, dentro è strutturato benissimo, proprio con i gommini per l'antitaglio. Guarda che roba, c'è una... E questi sono quelli ultra leggeri, ultra leggeri, non pesa niente. Quindi, ciao Valtens, grande, ben trovato. Il dissipatore che velocità pump fan aste, in che senso? Quale dissipatore? No, non ci dovrebbe essere, strano Super Pizzi che ti dà questo tipo di messaggio, ma è Twitch ogni tanto sfarfalla. Quindi dicevo, per quanto riguarda la qualità siamo molto soddisfatti. Ciao Giova, grande Giova. Per quanto riguarda invece la risposta del pubblico, è un prodotto un po' di nicchia, perché comunque i prodotti sono costosi, quelli della Naia lì. Quindi diciamo che bisogna aspettare le persone di nicchia che vengano comunque a acquistare. Ma sappiamo che sicuramente avrà un'ottima risposta. Grande mitico Alessandrone! Grande mitico Alessandrone che si mette in top classifica a Bittaroli. Ha superato tutti, si è messo in prima posizione, come potete notare dal bollino giallo-oro che c'ha. È uno di quelli che ogni tanto gli parte, gli si chiude la vena. Hai fatto questo discorso del delid? Hai fatto il progetto di casa tua? Stai, no, non ancora, domani andremo in banca. Le persone... Allora, Maurizio, si possono mettere 200 fps su Fortnite, una GTX 660 Mobile? Non c'ha senso che lo fai, Jack. Se ne fai 165 col monitor, dovresti cercare di farne 165 con il gioco, se no non c'ha senso che ne fai di più. C'è il rischio che vai incontro a del tearing. Non l'hai ancora fatto, va bene. Con calma, non c'è fretta. Molta calma. Ottima azienda lì, assolutamente sì, Land. Un'ottima azienda. Ah, mo a breve cominceremo a montare. Una cosa volevamo avvertire il proprietario del PC, che dovevamo comunque sia sostituire il dissipatore, perché lui voleva mettere un alo della Cooler Master, ma non si sono trovati i supporti per socket 1007, quindi abbiamo ripiegato su quest'altro e dovevamo avvertirlo naturalmente per fare questo tipo di lavoro. 165 certo devi mettere, assolutamente sì, quello sì. Attacco panfan va al massimo? No, l'attacco panfan non va per forza al massimo, perché l'attacco pump fan delle schede madri può essere regolato come un altro tipo di ventola, quindi gli puoi fare anche lì una curva, però per i pump fan generalmente si tende a lasciare che vadino, diciamo, a ruota libera, perché tanto se girano a 1700 o se girano a 2005-2008 il rumore noi non lo percepiamo, perché viene ampiamente coperto dalle ventole anche se sono silenziose. Ma che cosa, sei d'accordo? Vi devo rimandare tizio, questa cosa non mi sta bene. Ma ti ettero, io, guarda, facciamo, andiamo su Change.org, scriviamo, facciamo le raccolta firme. Tizio, lo puoi anche tenere, eh. Stai, i capelli ti stanno... Sì, come no. Stai, i capelli ti vedo trasandato, Fabio ti tratta male. Sì. No, i capelli li sto a far crescere, sì, proprio così, come vengono. Venerdì andrò a fare un taglio, ma non li taglierò sopra, li taglierò solo di lato, quindi comunque diventerò... Lascia fare, voglio diventare a capellone, voglio tirarsi una band rock, quindi mi servono i capelli lunghi.
se ti attro proprio come decanti le sue qualità. Comunque, Nami, il matrimonio ti ha proprio cambiato, io lo sapevo. E sventura è qui, eh? Esteticamente è sempre molto più cacca. Allora, no, come te è impossibile diventarci. Ciao Peppe, grande Peppe. Invece tonno, con le peggiori cose, mamma mia, oh. Che palle, oh. A tizio lo chiamano la quinta ondata. Mamma mia, oh. Se supporta. Ciao Wilkins, ben trovato. Ben trovato Wilkins, il mitico produttore di Lamette. Lo ricordiamo che i soldi con la pala. Allora, il connettore interno del gioco. Sì, che merda. Sei sempre bello. Grazie, Giovanni. Grazie. Fantastico, fantastico. Si cambia discorso, la vita è che senza tizio non puoi vivere. No, in realtà posso vivere. Vivo pure bene. È che come tutte le cose, che ogni tanto ci vuole il male per apprezzare il bene. Ecco, tizio è il male che ti fa apprezzare le cose belle della vita. Capito? Perché non c'è stato, diciamo, mamma mia. Poi sono in realtà, però che bello, guarda che bel sole, che bella cosa. Bellissimo, fantastico. Qui c'è sta la gigabit da meno, ti rendi conto? Pensa, rendete conto, eh? La pecora a casa come sta? Tutto bene? Immaginavo. Vai. Poi vi torna proprio, cominceremo a montare questo bel PC. Sentiamo che ha detto il cliente, insomma, ma sicuramente devi fare così per forza, anche perché non ci stanno adattatori. Ha detto che non è sparati seriali, ecco che ha detto. Fa mai in cazzo. Io devo sparare seriali. Zitto! Inefficienza proprio dentro sto negozio, se misura a chi li può fare. Guarda. Adesso mi strusce i piedi. Cioè, non gli ha manco le camminare. Adesso mi strusce i piedi. No, comunque guarda, lasciamo perdere che è meglio. Okay. Occhio e trovini le manine, eh. Guarda. Adesso mi strusce i piedi. Adesso mi ci vorranno ore. Andiamo a vedere come spara. Andiamo a vedere come spara i seriali. Vieni. Ah, giusto che. Guarda quanto ci mette a sparare i seriali, eh. Faccia soddisfatta quando fai il bip, vedi? Il bip sono soldi che entrano. Vedi? Esce che esce. Dovevi lavorare a brico ma non incassa. Manca il disco alla tutela, vedi che sei in crisi. Il disco alla tutela non ci sta. Mi è arrivato. Perché non riesci manco a fare gli ordini in tempo quando non usci PC. Io non lo so. Fa un cazzo, veramente. Non devi stappare la folla. Niente. Vabbè. Ma il monumento, scusa, hanno fatto il monumento per i caduti, ma un po' hanno fatto pure un monumento su chi rimane in piedi. Io rimango in piedi. Sì, dovremmo fare una bella statua. Sì, per me. No, per me. Ma che per te? Che cazzo, già sei una statua te che non fai niente. Vuoi fare pure un'altra statua, così ne famo due. Quando entro faccio buongiorno Fabio, tanto se non mi rispondi la stessa cosa, sempre statua sei. Ti tratta male, già ragione, mi tratta male. Ti ricordi come ti assembra o te lo fa vedere io? Chi? Perché ultimamente non so se hanno dato come vado a fare. Senti, non è che tu mentre monti il PC ti ho sentito a di passa la chiave a pappagallo e devo sbita qui, ci serve una 15 da mattina metrica. Qui devo montare un PC. C'è sta il masterello? C'è sta il masterello. Bravo, a proposito di macchine, stamattina sono andato a prendere il kit dagli Andi per la tua auto. E l'Opel Agila è. No, la Meriva c'ha. Che cazzo è? La Meriva è veramente con mezza piotta. E credo, vale mezza piotta. Cioè, sono a pagare, mi fa 50. Ma no. Opel, scusa, 50 compreso l'olio, ho preso tutto. Calco che se gli dai 100 ti dà un'altra macchina. Incredibile, oh. Mezza piotta. Sì, bravo, dire la mia. Un trattare male pistolino e quando si stressa si spoglia, lì sta buono, eh. Sì. Non sì. Su questo canale. Costa di più la PS. Giovedì ti porti i dindi. Stai bene. Tranquillo. Vengo da voi adesso. Va bene. Niente, oggi ti trovo. Ok, non trattare. Ok. Calma. Uso un cavo SATA per accendere i case. Attraverso un cavo 24 pini con l'interruttore per accendere i VSU. Quelli si usano per riempire il loop, è più safe? Sì. Allora, non ho capito la domanda, ma l'ho capita lo stesso. Praticamente tu dici, se bypasso il 24 pin senza attaccare alla scheda madre per fare il, per riempire il custom loop, è più safe? Assolutamente sì, perché devi evitare assolutamente che si scaldi il processore nella fase di inserimento del liquido, perché se si scalda e poco c'è dei tubi acrilici, la temperatura va sul dissipatore. Il dissipatore potrebbe. La temperatura va sul dissipatore. Ringrazia che c'è cibo. La temperatura va sul dissipatore, arriva anche ai fit.
Una volta che arriva ai fit si scaldano, ti potrebbero stringere, quindi ammorbidire il tubo in acrilico, che poi una volta che si fredda rimane più stretto e potresti avere delle perdite. Quindi sì, assolutamente far girare il circuito senza far arrivare corrente al processore. Quindi sì, e oh mamma mia, oh. Quella voglio entrare una cosa d'officina. Che cacciara che fa, eh? Io ci ho lavorato, eh. I frizioni me li metti in fondo a destra. La finisci e butta la roba. Ciao, ciao Paolo. Veramente non lo so. Allora, le differenze tra le serie MSI, MEG, MEG, MP sono la differenza a livello di prestazione, quindi sono classificate con quei tre, con quelle tre nomenclature. Ciao Minuzzo. Oh, ha scartato un case. Ha fatto più cacciare a te, non lo so. Che tizio quando mamma mangia. Mamma mia, oh, quanto non più... mi sembri di moglie quando Sarsa vanno al lavoro la mattina, io posso dormire. Proprio fastidiosa. Mamma mia, sei proprio l'italiano medio. L'italiano medio. L'italiano pelandrone. Pelandrone. Lamentoso. Lamentoso. Cacciarone. Che si scorda le cose. Che fa le cose a metà. Che si lamenta della vita. Che ha fatto la descrizione di Stefano Pescosoli? La tua, la tua, la tua. Senti, è proprio l'uomo medio. Io dico l'uomo da puzzare. Perché l'uomo. Mamma mia, oh. Flip, no, stai. Sei tornato sul tuo shitty account? Ogni tanto sì, un amici io voleva. No, stavo dicendo, per accendere i case senza scheda madre uso il cavo per i custom loop. Invece la graffetta. Ah, ok, sì, noi ce ne abbiamo tipo 10 di quelli. E noi abbiamo tutti i case, ragazzi, mo ve lo faccio vedere. Hanno visto, c'è sta video su YouTube. Vabbè, ve lo faccio rivedere. Cosa che tu di quel lavoro non hai fatto il cazzo. Fai vedere il lavoro fatto da me, bravo. L'idea mia. Oh, vai a far vedere il lavoro fatto da me, bravo. L'idea è la mia. Vai l'idea a far vedere il lavoro fatto da me. L'idea è la mia. Sì, eppure a me mi vengono le idee. Mo mi faccio di certe belle idee, poi te guarda, faccio vedere. Noi abbiamo i case accesi e utilizziamo questi per, vabbè, porticellare. Ok. Guarda che non te sentono. Eh? Non ti sento! Ma che te sento, non mi sentite? Ecco! Usiamo questi per porticellare, va bene? Oh! Le faccio vedere davanti adesso! Andiamo di là, ragazzi! Ti piace allora, questa gamma mobile? Abbiamo la gamma mobile e teniamo tutto acceso. Indovina chi è che mette sempre i case esposti? Tutte a sto cazzo! Le gomme! Per unire la meccanica, oh, c'hai le vesche nel video. Mamma mia, tantissimo, sentite male. Vabbè, comunque, tornando a noi. Sì, ha scaricato DX, non so se si è visto. DX ha scaricato, ragazzi, ci sono dei modelli di poltrone. Modello nuovo? Manca l'hai caricato sul sito perché tanto non fa. Non l'ho fatto l'arrivo. Non l'ho fatto perché hai messo in arrivano 5 e ce n'erano 6. Stai zitto! Intanto ma arrivano le 5, no? Porco Giuda. Non sapevo quali erano. Monta la poltrona bella, le poltrone le monta il mio sottoposto, non le monto io. Come la mettiamo adesso, eh? Capito lui, eh? Il mignolo col prof, capito, eh? Lui tutte le volte ha scoperto un modo per conquistare il mondo. Tutte le volte. Poi va tutto a fine a schifiume. Comunque. Basta che mi sta a far male la gola. Se abito non manca a parlare così tanto, Sabono, dai. Allora... andiamo a fare. Io sto fregno, come lo tengo? Così? Questo te lo faccio io mobile, no? Ah, mobile, questo capirei. Lo puoi fare così, devi stare solo un po' attento. Questo tu lo puoi mettere così e lo puoi. Ma chi ha progettato sto coso? Civita? Un idiota. Cioè, questo qui, vente, tu lo alzi così tanto. Il telefono pesa 16 kg, ha fatto la basetta con una circonferenza di 10. Ma si regge. E se regge sì, se no cascherebbe in avanti. Se casca, sti cazzi, ne compra un altro, tanto io ti cago gli iPhone. sì, lo so. Già mi è volato. Da quando uso come camma a casa mi sono arrivati spruzzi d'olio, si è sgrugnato, lascia perdere. Purtroppo. Vabbè, è uno strumento di lavoro, ma che dobbiamo fare? C'era tanto. Ah, scusa, ma mettiamo questa che c'è ancora a noi, usiamo quella. Per cortesia, non ci si può mettere tutto sto tempo per montare un PC. Dai, mi sta a far venire nervoso. È quasi meglio Fiorentini.
No, basta, questa non è troppo. Questa è troppo, questa è troppo. Me ne vado. Sacchi prima? No, sacco prima. Oh, bellissimo, siamo levato fino a giovedì prossimo. Oh. Famo una cosa. Tanto devo inquadrare a noi. Com'era? Facciamo l'assemblaggio pisseri, tutorial, le carini, meno. Non porta un cazzo, torniamo a fare bordello a sto punto. Ecco. Vabbè. Allora, questa me la prendo, mi ricambi la cam? Per favore, metteremo questa come cam che ci secondo te io ho creato anche l'altra scena? Oh, è la prima! Sì, l'ho creata. Ah, cazzo, sì. Allora, questa qua la utilizzeremo per inquadrare il tavolo, bene? Ecco, decide tutto lui. No, vabbè, cazzo, c'è una cam che lagga, fa momenti FPS con quella, come fai a lavorare, dai? Con questa, dì, guarda che lavoro. Roba seria, cioè roba del vino, no? No, Fabio non monta, raga, Fabio non monta. No, no. La volta era 10.000 bit, monta Fabio, Semo. No, 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 ma manco ci provo. Oh, manco ci provo, Fabio. Lascia fare. Allora. Ecco qua. Oggi se ti dovessi vendere per un assemblaggio, mo che abbiamo toccato questo, a quanto ti venderesti? Ma ormai li eseguo regolarmente, settimanalmente. Ah, sì, quindi non sei, non tiri più, non tiri più. Poi c'è, ormai c'è manco più la manina che dici, sai, lo faccio per la no, manina. No, capito, ormai non... Ecco, oggi tipo non ho messo la crema, per infatti male, sono un po' più brustoloso qua. Male, male. Vedi, qua c'è un accenno di, guarda, vedi, è un po' più secca la pelle. Vedi, qua, sta cascando, sta necrosi. È fatto, non so. Oh. Per domani ce l'ho al PC, per domani c'ho imbarazzo della scelta, ce ne stanno 78 no, da montare. No, sta a tornare, sta andando a Pier Treno per farlo farle. Tornare, dai, tanto mo sarà 4-5 giorni con l'ara. Il B-back, questa adesso non la capivo, è vero? Allora, la scheda madre. Una bellissima Zera 690 carbon wifi. Fascia media. Sì, ma fascia media è una cippa. Fascia media, sì, questa fascia media. Direi che è un po'. Non poggiate la scheramare su quella busta perché potrebbe esplodere. Cheat questo, eh. Va bene adesso, mi dà sempre una piotta e mezza per la cinta della percorsa, ricorda. Allora. Iniziamo a montare. Ciao, Nato Grifone. Grande Nato, di Nato Grifone. Metti a fuoco. Tacci. Ma è messo a fuoco? No, è un po' sgranelloso. Sì, ma è sgranelloso perché non c'ha l'inquadra, non c'ha. Porco Giuda, eh? Sta a caschia. È fuori fuoco? Fuori focus? Perché è fuori focus? È fuori fuoco, è vero. Perché è fuori fuoco? Aspetta. Ma che c'ha il fuoco manuale? Non vedi che non ri. Ogni macchinetta che tocca brucia. Oh. Questa è sempre andata bene. Hai formattato. Che cazzo c'è? La scheda d'acquisizione. Ma farà... che cazzo c'è? Ah, fermo, non toccare. Fermo. Hai visto come ha battuto gli occhi? Guarda adesso come mette a fuoco. Tosso di. È vecchio di stare nonno. Spegni le accenni. Cazzo, c'è un problema, riavviano. Oh, grande Raffo, ecco, R. Gandalf, che è Raffo, che è nipote di Fra, che è dottore, perché si è laureato, ha preso il PC, è quello che faremo venerdì in live. Ah, ok, ho capito. Molto bene. Bel PC, complimenti, devo dire. Ci arriva, avevamo scelto insieme. Scheramare ci arriva tomorrow. Domani e massimo giovedì. Vabbè, basta che ci abbiamo per venerdì. Ormai qua... Per venerdì. Ok. Oh, allora, eccolo qua. Il processore, il 12.6K. Non l'ho mai montato fino adesso in i5 su sta build. Tutti quelli che ho fatto sono tutti con roba grossa. Col macchinone. Sì, i 9, i 7, sì. Oh. CPU economica, sì. Intanto sta CPU per Best Buy. Forse troppa esposizione c'è su sta gamba. Oh, ecco qua. Fatemi godere per bene questa live. Forse le prossime, perché sto entrando nel mondo del lavoro. Fabio, mettici le mani in questa build. Se non mi vedrete spesso, sappiate che non vi ho abbandonato. Grande Leonardo. Beh, Leonardo, tu ci conosci bene. Non dovevi dire, Fabio, mettici le mani in questa build. Fabio, state fermo con le mani. Bilancia sti bianchi, lo so. Oh, è vero, no, perché i bianchi purtroppo sono molto sparati. Comunque dovrebbero essere arrivati 5-6, credo. Buono. Grande Sanchio! Grande Sanchio, eccolo qua, il processore del momento. Tutti lo vogliono, il 12.6K. Lo andiamo a mettere in posizione. Aspetta, devo girare la mob per metterlo in posizione.
Ok, vai. Quanta fa lunga e mette il processore dentro. Pensando che comincerà a venire, ti invecchierà e ti comincerà a tremare un pochettino la mano. No, quello ti preoccupa a te quando ti comincerà a tremare un pochettino la mano, eh. Sta a partire tutto qua, eh. A me mi trema la mano. No, hai visto però il dito di richiamo come sa, come ha salvato? Il dito di richiamo. E questo è il dito di richiamo. Scusate, il dito non voleva. Questa lezione la capiva, però è per tenere il cestello, no? Ok. Questo lo possiamo togliere per il momento. E certo, Anta, la ventola del processore stock Intel fa cagare. È l'unica cosa che mi dice a me di Intel, la ventola del distillatore stock. Mi dissocio. Oddio! Ma l'hai detto? Oh... Ecco, questa è AMD. Che suona la porta e dice scusi, una volta come quando avevo detto di Intel, mi ha chiamato Intel, lo ricordate? Mi ha detto Intel, ultimamente ci ha chiamato quello di Intel, scusate, abbiamo saputo che... Buon pomeriggio a quelli che ormai sono commerciante e assemblatore per hobby e pilota e meccanico di professione. Grande Matteo Camai, grazie! A quelli che ormai sono commerciante, assemblatore per hobby e pilota meccanico di professione... Meccanico... Allora, aspetta... Commerciante e assemblatore per hobby e pilota. Sì, magari facessi il pilota di professione, Matteo. Grazie comunque. Sarebbe troppo bello. La mettete in posizione. Allora, qui il cestello è figo perché ho detto non serve la vite. Grande Armando Ignigo, eccolo qua. Guarda che figo. Le. Ok, qui ci siamo. E certo è il camion, prima o poi devono cambiare innesto a baionetto. Questo è figo, raga. Non serve più la vite, non te devi impazzire pure se lo devi togliere al volo. Questa è una cosa messa, diciamo, i primi sono stati Asus a farlo e gli altri comunque gli sono andati appresso. Poi non so se l'hanno progettato tutti insieme appassionatamente o no. Ma le RAM dove stanno? E questo male, levate. Guarda. LDR5 ormai comincia, ormai sono grazie a Iaio di Buche anche qui ci follow, eh? Non lo so come sta messa, Sine te dice, Sine comunque è aggressiva come risposta, eh? non sei per nulla come posso dire solidale. Questi sono, no, non so 16, questi sono 32, eh. Sono banchi da 16. Quindi sono due banchi da 16 e sono 32. Non so 16, io ho 32, sono banchi da 16, c'è scritto qua 32. Eccole qua, le Dominator Tetris, chiamate così. Ah, sto di Adant. Vabbè, però è troppo aggressivo, Ale. Io capisco che te molla. Ok, te lavori la notte, però non manco una scusa, eh. Qui tutti c'hanno la scusa per dire, mo' lavoro, ma posso Quante espansioni ti sono arrivate sta settimana, dici? Costano tanto, è vero, costano tanto. Sta sparito adesso. Ma poi ieri mi ha detto una cosa sconcertante. Lui all'andata va a 70 all'ora per risparmiare, e di uno stava a 140. Uè, figa, vai a 100, che si combina 100, qua testine? Uguale. No, perché ritorno voglio sbrigare, andata mi interessa. Infatti un'ora prima. Un'ora sì, lo so, ma perché fa sta cosa? Per la questione dei consumi, dici io parto prima perché se poi mi succede un problema o trovo traffico, comunque non posso far tardi. Però allora a sto punto vado piano, tanto che faccio? Mi sbrigo, poi arrivo dentro al parcheggio e sto a guardare il muro a giocare col cellulare. Cioè vado piano così risparmio. Questi, non è così sbagliato se questi, c'è tempo da questi perdere. Questi i primi anni. Allora, Joe, allora! Eh? Lo so, Ale, sì, è quello che io ho detto. Che cosa? Uè, sì, figa! Sì. Ancora non mi sono azzottato, l'adesivi della 12ª generazione Intel. Strano, eh? Ma sono tutti uguali, però.
Li devono rifare, non hanno rifatti. Ora riesco perché... Ora riesco un po' perché sto... sono a casa col... lo so che stai a casa, grande sei tornato, ma... Ah, dici, mo ci riesco un po'. Ah, sì, metto sta vita tutta impegnata, c'hai. Allora, che altro mi manca qua? Il dissipatore. Ma mette il dissipatore, questo qui. Iddu. Oissu, fai buona. Questa la salva con... Questo è il dissipatore che andremo a mettere. Ma questo in realtà il problema è perché... Se vuoi te lo risolvo subito. No, non me ne... Basta girarlo un po', perché se il piede questo sta davanti alla gamba regge molto di più. Lo so, la legge della fisica. Sì, ma che hai studiato insieme a Luca? No, vabbè. Nella scuola insieme pure... a Luca? Va bene. Ecco, mamma mia, oh, puntiglioso che sei altro. Ecco, la mettiamo qua. No, ecco, non è che c'è... Il budget non consente. E il budget è consente solo per... ho capito, e questa deve durare. Non te pare il budget è consente. Poi dopo viene, guarda, che ho comprato questa cosa, ho pagato solo 890 euro. Perché? 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 Poi dopo, guarda, devo comprare un cavetto, il budget è consente. Vabbè, allora, vedi. Eccolo qua. Il backplate... che rilascia all'interno del dissipatore. Devo dire che Arctic, almeno tra tutti i prodotti che trattiamo, sono stati i primi a capire che si dovevano sbrigare a metterlo in commercio, e quindi ce l'hanno mandato. Soprattutto sono gli unici che te lo buttano già dentro la scatola, eh? Sì, è vero. Oh, qui ci va questo, però devo capire se andava in o out. Mi pare più in che out. Vediamo. Questo si mette così. Il pirulicchio si gira. Questo lo smontiamo, il gommino supporto, per facciamo passare più aria. Ferraglia. Backplate è molto massiccio, sì, per questo, per l'LG 1007 l'hanno fatto molto massiccio. Allora vediamo adesso, ci ho preso quella distanza, che ne sai? No, vediamo se ci ho preso. Questo mi interessa sapere, no? Perché questo qui me l'ho messo a questa distanza. Sembra, non sembra che gli monti tutti i giorni. Devo vedere. No, devo vedere. Che poi mi sa che questo va lì con 3. Perché qui ci stanno le frecce. Ma questo va con 3. Io ho messo male. In caso tratti anche materiali per videoconferenze professionali? Sì, questo va lì con 3, perché questo qui deve stare il più vicino possibile con il supporto della scheda madre. Grazie a Pie. Va così questo. Però mi sa che va sui buchi per esterni, eh? Tipo così. Vediamo un po'. Carino comunque l'idea, cioè è di facile installazione. Sì, dovrei guardare il QR code, ma a noi non piace, quindi andremo così. Eccolo qua, vediamo un po' se ci abbiamo preso. Sì, ci abbiamo preso, ragazzi, è giusto. Quindi procediamo, lo zoom pure, guarda. Sì, perché lo spari col QR code ti apre il manuale delle istruzioni, ma a noi non ci interessano. Questo sembra che siamo in ritardo perché sono le 3, perché questa è 3.29 dalla fine. Che ne sai, ma per come fai a farti... Ma è da un botto di tempo che seguo questo canale. Oh, attenzione, Gucciardi livello 3 per 34 mesi. Mamma, ma chi altri mia può vantare un supporto del genere di mamma questo canale? Mamma mia, oh. Super Pizza, abbiamo caricato un chatbot vecchio, quindi dovrò riaggiungerli. Quando me va? Abbiamo caricato un chatbot. Ti ricordo che se tu stai utilizzando 2K oggi è grazie solo a me. Chi ha scritto? No, io l'ho detto. Ah. Stanno ammazzando un quasi. Sì, ho sentito. Aia. Stanno botte. Solo perché ho cominciato prima. Questo è vero. Però c'è anche chi ha mollato lungo la strada. È vero, invece tu non ci molli mai. Sei come Tizio. Però tu sei in senso, in chiave positiva.
È arrivata di merda al padrone. Abbiamo visto che hai fatto troppi resi in questo periodo. Ah, che sei parente di Alessio? Che resi hai fatto in questo periodo, Ant? Finalmente non so l'unico, no, ma quell'email è arrivata un sacco di gente. Adesso se chiedi in chat su 160 persone, non è arrivata. Vedrà che qualcuno... Ah, stai, non è mica un complimento. No, infatti ho detto tu in chiave positiva. Lui invece no, lui se ne va. Siete ne sono arrivate due, a che distanza? Oh, io l'ho dicevo due volte, pure Masterello. Cioè, regà, ma siete dei... ragazzi, però, dei restitutori seriali. Quanti resi fate? Perché Stefano offende Cucciardi? Ma no, perché Cucciardi è la goliardia fatta persona. Ma no, io l'ho paragonato a Tizio, non vuole essere un'offesa, ma Tizio ho detto Tizio in chiave negativa, tu in chiave ciao positiva. Ciao Diego, è la prima volta che scrivi, se non hai già followato, no, followato ciao Diego Cesarotto. Bravo Diego, bravissimo. Io mi sto annoiando, mi dai l'alimentatore? E dai, fammi fare qualcosa. Non ti scordai, capite, prego. No, no, dai, non mi scordo, promesso. Capirai, guarda un po', ha incrociato ste dita. Mo sono tutte rovinate, quindi... Che bello, fammi divertire, va. Ma non serve un muto, raga, per comprare scheda madre nuova col processore nuovo. Costa circa, se la paragoni a una DDR4, costa circa 400 euro in più. Tra scheda madre e differenza di posso RAM. Dire una cosa che va contro i nostri interessi? Beh... Io ci stavo a pensare ieri a sta cosa. Forse in PC è diventata una cosa lì. Ah, è vero. Sì, dai. Ma vinci pure da 1000 euro, dai. Lo so, però 1000 euro non ci fai più un cazzo. Prima con 1000 euro ci facevi una macchina che andava almeno meglio della console so, di quel periodo, dai. Adesso. Intanto c'ho ragazzo. È diventata una cosa per ricchi. Non è più per tutti. No, non è vero, non è vero. No, secondo me. No, con i voi che ne pensate? Con i finanziamenti a tasso agevolato, con comunque sia il lavoro, i guadagni medi che si sono innalzati, che sì, ci sarà sempre la difficoltà nel pagare un PC. Ma è sempre una cosa che comunque sia. È in più. Per me dovrebbero semplicemente fare anche un po'. Dovrebbero fare come fanno in Europa, abbassargli l'IVA perché ormai è diventato veramente un bene primario. Cioè non mi fai chiude sotto pandemia perché siamo un bene primario e poi mi lasci di VAR 22. Sì, questo è un po' particolare. Capito? Ormai è un bene primario perché alcuni tipi di attività si possono fare solo utilizzando un computer, ma anche lo speed, no? Ormai ti mandano comunque all'utilizzo di tutte le cose digitali. Devi incentivare un pochettino. Sì, vabbè, ma il PC base a 399 te lo fai comunque. Sì, ma l'IVA, sì, ma te lo fai uguale, però l'IVA comunque rimane sempre al 22. Tu devi incentivare sto mondo, poi che ci ricade pure il mondo del gaming, e ho capito, ben venga, alla fine si muove un sacco di mercato, eh. Serie che non smuove, comunque è un settore che è sempre in crescita nonostante i prezzi. Sì, sì, quello sicuro. Anche se quest'anno noi, vabbè, vi dico, su Roma siamo comunque in contatto con diversi negozi. Noi fortunatamente, vuoi forse per il discorso dei social, vuoi perché siamo una boutique come dice Alessio, vuoi perché abbiamo la merce a terra, non ci abbiamo avuto problemi, anzi abbiamo fatto comunque un po' di più dell'anno precedente, quindi le cose non sono andate male. Però se sentite un po' in giro, non so se c'è qualcuno di voi che ha un negozio di informatica magari in altre città o magari un negozio che fa anche informatica, la situazione non è stata rosea nel 2021, cioè parecchia gente si è lamentata. Allora, leggiamo un po' di... guarda quante cose hai scritto. Io ai tempi feci un 0.70, 77K, una 1080 con 32 GB di RAM, SSD NVMe con 1500. Ora con 1500 non fai nulla, non compri neanche la scheda. Adesso guarda, io in realtà ho fatto un preventivo questa mattina. Un i5 11.400 con 16 GB di RAM a 3600 di frequenza, un SSD da 1 TB e una 3060, 1500. Case, alimentate tutto, 1500. Vado a fingeronare, ragazzi, potete fingeronare, se siamo su Twitch, pezzi non si può più leggere. Di vecchia generazione con una scheda di fascia bassa può stare anche sotto i 1000, ma i giochi, no, è certo, è normale. Una domanda sta, perché ci sono schede madre da 50 euro fino a 500, anche della stessa sigla, per esempio B550M, cambiano... No, più che le prestazioni cambia la dotazione che hanno.
Alessio, quando diamo appuntamento a Cucciardi, ma tu puoi resettare la centralina mini per cambio batteria start and stop? Sì, Cucciardi, ovviamente posso fare questo tipo di reset, l'ho già fatto sul BMW X1 di Marco e ti certifico che funziona, quindi lo possiamo fare. Io ancora mi ricordo di come a gennaio mi hanno assemblato un PC con 2070 Super Ryzen 5 3600 a poco più di 1200. Gennaio 2020 era proprio subito prima della crisi. Poi la gente si stava a tirare scheda Vedi, appresso Gisarti perché. vende anche PC e dice da me è andata peggio come vendita di PC. Ma il problema è che ho riscontrato nei negozi piccoli, noi sai che riforniamo diversi negozi piccoli sul territorio, che magari vengono da noi per ricambio, ecco, quando vendono il PC, che ne so, magari ne vendono due al mese, vengono a prendere un paio di pezzi, no? Quelli sono quelli che hanno avuto la maggior problematica, secondo me, perché chi non ha i pezzi a terra ha difficoltà di approvvigionamento, quindi già se ne vendono meno dei PC, se non c'hai i pezzi a terra sei rovinato, perché quei pochi che vendi devi andare a cercare i pezzi ed è difficile poi trovarli. Enzo, preventivo per me. Vuoi fare un preventivo? Non ho capito. Se vuoi fare un preventivo non c'è problema. Basta che vai sul nostro sito, c'è proprio il banner per chiedere preventivo. I prezzi, secondo me, Giorgio, non si abbasseranno, almeno da qui a un anno e mezzo anche. Per me il primo drop dei prezzi lo noteremo quando usciranno le nuove schede video. Secondo me non noterai un cazzo, Sì, ma secondo non. me sì, saranno un po' più basse, ma di circa No, 150 tesoro euro, mio, eh. no. Sì, secondo me sì. Costeranno di più di quella adesso. No, secondo me no. Voi Questa ci scommetti? situazione durante il corso dell'estate si andrà ad appiattire, avranno bisogno di abbassare. Poi, Sì, però, pure l'estate scorsa si era appiattita. Quanto è no, durata, però, Ciccio? insomma, le schede erano sempre la stessa serie. Stessa Siamo serie, ancora però. sotto pandemia, Allora, sì, capito? però l'estate. Allora, se. No, a te non te lo dovrei spiegare perché e tu ce l'auguri con sta roba. A legge la domanda dell'offerta, succede che luglio-agosto la gente compra meno roba. I pezzi ci stanno perché lì è dopo il capodanno cinese, hanno stanno belli gonfi, loro devono vendere, noi non dobbiamo comprare. Quindi i prezzi scendono sempre a luglio-agosto. Sì. Normalmente scendono di un 5, 6, 7, 8, No, io dico. 10%. Dato però che erano gonfi, che è Sì, eh. successo? Che quest'estate tu la 3060 la riuscivi a comprare sui 600 euro, che non è il prezzo suo, però è 200 euro meno di oggi. Sì, ma con le schede video nuove, i prezzi non potranno salire. Invece. Secondo me no. Cioè, questo è un parere mio. Secondo me, con le nuove schede video, la top che sarà la 4080, naturalmente non potranno sparare che costerà 900 euro come prima, cioè che loro dicevano 750 e poi invece erano 800-900 euro le custom. Però ti diranno costerà 1200, però non potrà costare 1600. Se danno una zappa sui piedi, eh? Perché poi il primo produttore tipo Intel o AMD che Guarda, te fa una scheda. la 3080 oggi costa 1600, la 4080 non costerà mai meno di 1600, No, secondo me sì. Secondo me sì. Non è questo lo standard, eh? Questa è sempre una bolla che scoppierà. te lo dico. Quindi. Ah, tu dici il preventivo di cui parlavate prima di questa mattina era il mio, Enzo. Enzo Ah, è quel ragazzo che c'ha 58 la dice. PlayStation 5 che ha detto in caso me la vendo. Sta pensando se venderla o meno. E invece compro il PC. Però lì dei 1500. Volevo fare la serie 12, ma comunque serverà. Ma scanare il professore, a scavito ce l'ho la 3080. Ah, questo è il blocco. Bravo Fabio, hai colto il vero problema. Si vede, si vende solo quello che hai a terra. È impossibile fare preventivi e con materiale che non hai dovresti ordinare. Lo so. Comunque, la mia previsione è Intel, questa. credi, non calerà i prezzi fino a che c'era lei il top di gamma. Cioè, fino a che AMD non se ne esce con qualcosa. Cioè, con i processori nuovi non c'ha senso per Intel calare i prezzi. Basta con questi fingeroni, basta. Ma quando la gente vendeva le 2080 Ti a 400 perché la 3090 costava 900, ve lo ricordate? Sì, ce lo Sì. ricordiamo e pensa che quella gente è stata anche derisa poi. Però il problema stesso è stato questo. Lì se tu vendevi la 2080 Ti a 400 e a 900 compravi la 3090, in realtà non eri uno scemo. Quelli che hanno fatto. Che hanno preso la tramba sono stati quelli che l'hanno venduta e non l'hanno ricomprata subito. Perché da lì poi il mercato è cambiato repentinamente. Ma il salientatore è pronto? No, stavo a leggere e non posso fare due cose insieme. Però tu Bene, no. Che miseria. ti serve versata qua? Boh, Ah sì, mi serve. tu vorresti usare quello control? No, No, se posso lo bypasso, ma se vento lo posso bypassare. e allora vedi che non ti serve versata. Te lo metto così ti serve Gli perché. audio purtroppo spizzo è stompato il bot e dobbiamo rifare. Ho recuperato la chat, a posto.
è recuperato, non ha detto un cazzo. Appunto, così si fa, si recupera. Se vai avanti, a posto. Stai, non credo che se usciranno le RTX 4000 poi si troveranno le RTX serie 39. No, no, allora, quello che dico io è una mia previsione, poi vedremo se il tempo ci darà o meno ragione, ma non è che ce l'avrei ragione per forza. Però quello che mi immagino che succeda è che se la 2080, la 1080, la 3080, quindi il numero 8 della serie che è attualmente in commercio, costa normalmente tra le 800 e le 1000 euro in base poi al tipo di versione. Sto parlando della serie, generalmente la 1080 costava 800 euro. Se ancora questo costava, come sembri costava. No, aspetta, te sto a dire, questo è un ragionamento che c'ha senso, eh. Se la serie top massima costava prima 750, poi sono arrivati 800, poi sono arrivati 850 con la 2080, no? 2080 super è 950, giusto? Mo' stai a 1600. Mo' stai a 1600, però quando era uscita la 3080 il prezzo su era 900 e spicci, quindi avevano pure lì alzato un po' il tiro. All'inizio, ti parlo in una situazione completamente normale, pandemia anche esclusa. Perché i soldi valgono diversamente. Esatto. Prima, eh? Cosa succede? Con la serie 4000, questa bolla del doppio del prezzo, che non può costare 1600 una scheda video di fascia alta. No, te la faccio molto semplice. Aspetta, fammi venire il ragionamento, perché c'ha un senso, poi non è detto che sia giusto, però questo ragionamento sarà: quando uscirà la serie 4000 non potranno ritornare a 900, ma dovranno scendere almeno a 1100-1200, così loro qualcosa avranno guadagnato, il fatto che la loro, bravo, numero massima fino a qua è giusto, il 1100. Tuo ragionamento è giusto. In un mercato normale con la 3080 a 999 tu adesso potevi avere una 4080 a 1099, giusto? Esatto. Ok, però il mercato adesso ti dice 3080 1600. Sì. Se esce la 4080 di colpo e si innesca in questo mercato così com'è, la scheda non può costare meno di 1600-1700. Perché? Perché sennò tutte le altre dovrebbero non scalare entra, sì, una presso all'altra, entrerà, e tu lo sai che questo non succederà. Non succederà e non entrerà di colpo nel mercato, perché tu sai pure che quando si vocifererà e presenteranno i primi benchmark della serie 4000, che andrà almeno un 25% a stock più veloce della 3080, sì, la gente vorrà quella. No, la gente smetterà di comprare la serie 3000, perché 1600 per la 3080 antidoto, se so che devi uscire la 4080, anche se mi dicono vabbè costerà 1600 uguale, ho capito, ma compra 4080, quindi ci sarà un fermo del mercato. Quel fermo farà sì che i prezzi caleranno. Se Nvidia metterà delle schede sul mercato mandando in EOL, in End of Life, la serie 3000, perché tanto il problema è proprio quello, che tu a un certo punto loro ti faranno uscire la serie 4000, adesso non so neanche quando esce, perché non, ma per me uscirà dopo l'estate, però fai conto che ti novembre. Esce a giugno, come fanno spesso, no? A giugno mi comincia a far uscire prime. Se tu a giugno mi fai uscire, io non ho toccato. Se a giugno mi fai uscire le prime, vuol dire che tu, quando è marzo, già smetti di produrre le altre. Esatto. Se le vuoi mandare a EOL. Esatto, però se tu le mandi a EOL così, la gente poi smetterà di comprarle. Quelle che stanno sui scaffali a 1600 non le vendi più, perché giustamente, ma chi te sei compra? Capito? Come quando stava uscita la serie 3000, le 2080 che c'avevi, noi avevamo smesso di comprare da prima. Però quando usciranno a novembre-dicembre, come dice, pure secondo me sarà verosimile a dicembre, la gente smette di comprare prima e il prezzo poi comincia a calare, perché se i distributori dentro c'hanno 100 pezzi, non ce l'avranno mai, però c'hanno 50 pezzi, devono sbrigandarsi via, ti cominciano a fare delle promo, tu poi noi le prenderemo perché è meglio averle, poi va in vista del Natale, io ti faccio magari con una 3070 ti riesco a fare una build, ma con la 3070 noi magari la pagheremo, cioè andrà a finire al pubblico magari a 8,50, non più a 1200. Di conseguenza la 4070 non potrà partire a 1200 sul mercato, partirà da 8,50, poi che non si trova, si rialza e le prime costeranno un botto, sarà verosimile, però dovranno riscendere un po', ma loro questo effetto rimbalzo che faranno non li riporterà allo stato questo iniziale, questo avrebbe senso se uscissero tutte insieme contemporaneamente, ma tu tanto lo sai che non è così. No, se, certo. Se le schede le fanno uscire una per volta, prendi la 3050, una scheda come la 3050 non c'ha la forza di far riscendere il prezzo dei 1660, 2060, no, perché ce ne non stanno ce poche, perché ti entra alla fine, quelle che stanno in giro sono più delle 3050, quindi sì, uno che se la vuole comprare, ma saranno comunque, lo sai, poche, non abbastanza, non a sufficienza per consentire un effetto rimbalzo delle schede inferiori. Questa cosa non potrà esserci, perché a noi ci arrivano tre pezzi, la gente comincia già la richiesta, la ricerca, nella speranza di un prezzo più basso, che però essendo già poche non arriverà questo effetto, che loro, il drop del prezzo non ci sarà, almeno non nell'immediato. Ciao Teschio. Questo è, secondo me, è poi una previsione che poi io spero, nella speranza che sia così, poi non è detto, darsi pure che escono e ti diranno, 3080 costerà 2005, se la vuoi te la compri,
E lì faremo i conti cara, in realtà. Però secondo me smetteranno di vendere un sacco di pezzi. Ma guarda, che già adesso col fatto che ce ne so poche, non è che si vendono tutti questi PC gaming adesso rispetto a prima, dato che ci sono dei buchi. Noi questi ultimi 10 giorni abbiamo lavorato, ma certo, inizio gennaio di solito facciamo i botti. Ma pure dicembre stesso è stato più calmo, eh? Dicembre noi abbiamo fatto meno dell'altro anno, almeno un 40% o meno. Poi che l'anno sia andato di più perché durante tutto l'anno le cose sono andate bene, ok, però dicembre è stato proprio per chi vende PC. Adesso ovviamente non ci saranno altri negozi di Roma, tra virgolette, medi, medio grandi connessi, e se ci stanno ovviamente lo scriveranno, però è così. Abbonato con Prime Teschio, grazie, grande Teschio. Grande Teschio, visto che Nvidia ha già alzato i prezzi delle 30 Founder Edition, la serie 40 costerà 30%. In realtà della Founder Edition Nvidia l'aveva abbassati i prezzi, il problema è che poi non rispecchiava con la realtà delle custom sul mercato, perché se vi ricordate aveva sparato dei prezzi folli, $539 per una 3080, ragazzi. Era questo il prezzo che ha detto, o sbaglio? O era 700? No, era 720, era 500 ma 3070. Ma era $750 per una 3080. Sì, che poi noi ci arrivavano le mail dai vari... Vabbè, qui posso parlare di MSI, ma sta cosa è valsa per tutti. Ci vendevano le schede a... Perché Nvidia disse... Sta cosa poi è durata poco, meno male. Oh, ma diceva, l'obiettivo non è montato correttamente. Posso sapere. Ok. Però si vedeva comunque. Sì, sì. E stavo dicendo 699, tu forse questa cosa non te la ricordi perché è durata poco. Ci arrivarono delle mail da MSI dicendo: ok, Nvidia ha detto che le custom non devono costare più di... Loro vendevano 699, la custom massimo doveva costare 749. Esatto, sì, mi ricordo questa cosa. MSI ci manda listine a noi delle 3070 a 739. Dico, scusate, voi pensate veramente che io carico 11 euro che è il trasporto su una scheda video solo perché Nvidia mi ha detto? Ma esatto, io non ti... Cioè, io lì poi purtroppo dici, senti, io non ho firmato niente, io se me le mani viene al prezzo che dico io. Cioè, almeno un ricarico umano, dico un 10-12% su una scheda appena uscita, ma mo' lascia. Io quello che penso, vedi, pure Paolo dice, per me la serie Nvidia alzerà del 30% in più. Invece secondo me ne resteremo, come si dice a Roma, contenti e coglionati. Perché? Perché noi secondo me noteremo un calo dei prezzi delle schede video, ma il calo partirà da 1.600. Per pagarla 1.200 tu penserai che una 4080 l'hai pagata meno. Dici, oh, vedi, chi si è comprata la 3080 a 1.600, non scemo, io ho comprato la 4080 a 1.200. 1.200, ragazzi, 1.200, non saranno più di i 900, quindi sì, il prezzo si è alzato, ma te di base ti penserai che si è abbassato in realtà, quindi sei contento e coglionato, così si dice. Secondo me sarà questo l'andazzo, perché 1.600, a meno che la legge di mercato non farà sì che la richiesta sarà alta, la disponibilità sarà bassa e di conseguenza il prezzo rischizzerà. La richiesta, secondo me, questa cosa, ci vorranno 4-5 anni perché si normalizzi, c'ho la mia personale teoria su questo, però... C'è sta, lo sai perché? C'è un sacco di gente che sta rimandando l'acquisto. Io, se tu chiedi adesso in chat, come facciamo sempre, ragazzi, mi dite per favore che scheda video ci avete e premete invio adesso? Tipo, che ne so, GTX 1070 e premete invio, senza brand, senza niente. Adesso, alla fine di questa cosa, tu vedrai che ci sarà un sacco di gente in mezzo, più della metà tendenzialmente, con la scheda vecchia. E se tu a quelle persone chiedi perché non l'hai cambiata, è perché la scheda costa troppo. Intanto con la mia 1070, 1080, certo, ancora ci gioco. Certo. Allora, a parte le 3070, 3080 ce n'è qualcuna, ci abbiamo 1060, 1660, 1080 Ti, GTX 970, 2060... Vabbè, però tutta gente, magari la serie 3000 la sa, cioè secondo sì, me... Mo adesso io chiedo a tutti quelli che non hanno comprato la serie 3000, però dovete essere onesti, tutti quelli che non hanno comprato niente della serie 3000, quindi parliamo dalla 3050 alla 3090, mi scrivete il motivo, mi scrivete il perché non l'avete comprata? Perché non c'ho i soldi, la risposta è no, quella. No, se è perché non ho i soldi per comprarla, mi scrivono quello e premono invio se sono persone oneste. O perché costa troppo e quindi saltate, aspettate. Ah, no, quello però è una domanda un po' così, perché vorrei ma non posso, e i suoi one, cioè, sempre ci stanno queste cose, no? No, però se tu ce n'hai 2070, non è vorrei non, vorrei ma non posso, magari la 2070 te la saresti comprata la 3070 a 900, a 800, ma a 1030 la compri. E dipende, per tanti poi è una questione di principio. Sì, ma con prezzo basso saresti in una 2070 a 250 euro per comprare una 3070 comunque sia a 699, 799.
Crezzi dice non si trova a prezzi reali. Gianni Tech per i soldi, lo ammetto. Fritz 1080, avevo preso la 3070 Ti, ma l'ho rivenduto. Costa troppo, aspetto la 09 e poi prendo la 30. Ant c'ha questa tattica. Costa esagerato, dice Dangerous. Prezzo troppo alto, il PC l'ho fatto troppo che gira benissimo, dice Riccardo. Io l'avevo preso a 3060 Ti Founder a 600, l'ho rivenduta perché è troppo scarsa. Paolo. Soldo che scarseggia, dice Teo. Perché quello ci devo fare, sto bene con la 1080. Gioco a giochi non troppo pesanti, in full HD 144 dove riesco. 1050 Ti perché costano troppo. Beh, effettivamente, se ci pensi, il reale bisogno di una scheda video serie 3000 è veramente basso rispetto alle persone che la sfruttano appieno. Cioè, sul gaming non c'è mai, quasi mai, un reale bisogno, sì, di avere la scheda pure video. No, che te dici, io non l'ho presa perché per principio, come dice Fabio, non volevo dare 1500 per la 3070 di Isuri. Certo, ma c'ha ragione, perché arrivi tardi, no? 1500 c'ha senso. Però se ci pensi, se tu hai una 2070 e ti devi comprare una 3070, la differenza di prezzo tra l'usato e il nuovo è più o meno la stessa se la scheda fosse costata 700. Allora, l'esempio è questo. Tu c'hai la 2070 a prezzo normale, sì. La vendevi usata adesso a 200 euro. 250, perché 250. Una 3060 che te va, 3060 Ti sarebbe costata 500 nuova, sì. Quindi a tua un po' la vale più del... Esatto, per comprare una 3070 e ne costava 700, ci devi mettere sopra 450/500 euro. Con il mercato di oggi, una 2070, se tenuta bene con la scatola, la puoi rivendere tranquillamente a circa 600 euro. Se ci metti 500 euro sopra, arrivi a 1100, e con 1100 ci puoi comprare una 3070. La differenza di prezzo è la stessa. Sostanzialmente è una percezione di spendere tanti soldi per una cosa che uno comincia già ad annusare, il profumo che comincia ad andare verso fine vita, perché tu già lo sai che alla fine del 2022 ti usciranno delle schede nuove che andranno il 30-20% in più rispetto a quella che tu c'hai. Quindi dopo, siccome non vuoi passare da quello che ha speso soldi, la extra pagata, stai fermo. Ma quando caleranno quei prezzi, calerà anche il prezzo di quella che c'è dentro al PC, quindi la differenza sarà sempre la stessa. Anzi, ci dovrei mettere più differenza. Quando uscirà la 4070 e costerà, anche se di meno, costerà 900 euro, la tua 2070 non varrà più 600 euro, ne varrà 400. La anche differenza meno, eh? Anche meno. La differenza saranno sempre 5/600 euro, se non di più. Quindi è solo, secondo me, è quello. Poi 3070 decente da noi, la 1100 la prendi più che decente. Con i prezzi adesso, eh? Guarda, la 3070 sta a circa 1300, la 3070 Ti Gaming X Trio di MSI sta a circa 1300 euro. A sto punto forse conviene un Xbox S o X con Game Pass Ultimate, visto l'entrata di Blizzard. Sì, è vero, va bene, però l'Xbox è di essere proprio uno di quelli che ama mettersi seduto, joystick in mano, prendi e giochi, basta, col PC non ci fai nient'altro. Cioè, manco te serve per di devo controllare un sito, voglio fare sto piccolo progetto, voglio caricare sta cosa. Non ci devi poi voler streamare, non ci devi voler fare proprio nulla, eh. Dici, ok, per me è solo per giocare. Ma a 350, Ant, la mia domanda è, ce la compri sta Xbox Serie S? Sì. La S sì. Ma che cambia tra S e X? Io sono ignorante. Boh, S è una crescita dopo. Qui non vedo la potenza, ma l'equivalente della Play 5 che sarebbe la X, quindi no, questo lo dovete tenere per forza sto controller, e perché l'Xbox è una... che c'ha tra la ventola dietro e quello davanti, ah, ci ha messo un bravo, che tanto poi c'ha, ricorda che c'ha il disc questo, sì, è vero, c'ha ragione. Ciao Gio, la S è meno potente, ma allora vi faccio una domanda a voi, che io non sono consolato per niente: perché la Play 5 te ci vanno ancora 800.000 euro se la vuoi subito e l'Xbox no? Perché l'Xbox perde più di valore, non c'ha le esclusive e di fatto la PlayStation è, ciao Paolo, è introvabile, quindi si è alzato il prezzo, se no la PlayStation dovrebbe costare sempre 500 euro.
Però più o meno prima si dividevano il mercato quasi a metà. No, vabbè, ma così. Guarda, PlayStation è riuscita a fare un colpo di coda, secondo me, con grazie alla PlayStation 5, perché la percezione che c'è di Sony sulle console è che è superiore rispetto a Microsoft. Però Microsoft ha fatto sto colpo di coda veramente impressionante, che si è shoppata praticamente l'Activision, e quindi di conseguenza so dolori per Sony, che poi Sony oggi si è comprata Bungie, quindi comunque sia stanno facendo la guerra ai top brand che si stanno shoppando tutto, quindi la cosa brutta è che così diventerà quasi una guerra a due, e quindi noi ne pagheremo le conseguenze. Questa è una mia paura, speriamo di no. Io pure preferisco Xbox, però la Play 5 comunque per il discorso esclusività. Adesso qui poi ci andrà un disco da 2 tera, quindi purtroppo qui devo lasciare, devo collegare solo questo SATA. Oh, se come dicevo ieri poteva avere culo, mia mamma si è rotta a radio, ingessare il trattato. Vabbè, almeno si è fatta la lastra, ha capito. Vabbè, l'importante è che solo l'ingessatura, non deve fare nessuna operazione. Il cavo delle cripte sta abbassando. Sì, il cavo delle cripte abbassa un po' i prezzi di tutto. Neanche più tanto per le esclusive. Se pensi sono arrivati Days Gone. Sì, è vero. Sì, questo è vero. Questa è la 3060 Ti, due ventole. Per me il mercato delle schede se solo ha spostato solo l'asticella in su, per chi c'ha un usato, per chi non ce l'ha purtroppo e deve comprare da zero, sì, effettivamente paghi un po' lo scotto purtroppo, questo è vero. Questa 3060 Ti al negozio nostro viene a costare 997. Tanto raga, questo diventerà la normalità, c'è poco da fare. Come il discorso della benzina, perché tutti parlano delle schede video che aumentano, ma nessuno si lamenta che la benzina costa quasi 2 euro al litro. Lo so che voi la maggior parte magari alcuni l'hanno vissuto, alcuni l'hanno solo sentito parlare, ma quando è stato il cambio lira euro, la benzina, e il giorno dopo che hanno introdotto l'euro, costava 1 euro al litro. 1 euro al litro. Io c'avevo lo scooter all'epoca, con 5 euro non riuscivo, non mi c'entrava dentro al serbatoio. Mo costa quasi 2 euro al litro. È vero che cambia il valore della vita, i stipendi medi e tutto quanto, però questo diventerà poi la normalità. Così così mi dà con certe comprate. Che cazzo sei comprato? Che so. Manco passa più al negozio, ci sfrutta solo per come centro di tiro pacchi. Sì. Non mi sembra che il diesel costi così poco, eh? No, ancora appresso la benzina. Poi tanto, allora, quello che la gente non capisce è che c'è stato un aumento, questo vale solo per l'Italia, di una tecnologia morta in Europa come il GPL, no? Se tu guardi il prezzo del GPL negli ultimi 5 anni è salito, perché la gente non capisce, se tutti comprano una macchina GPL, il prezzo sale, perché il diesel prima costava la metà della benzina, ma che le macchine diesel sono tante quante quella benzina, costano uguale. E certo. Ma è normale, raga, tanto alla fine i soldi dovete partire dal presupposto, vi devono levare. Allora, o sei uno dei primi e quindi sei un po' più ne smart. Ne benefici per qualche anno, poi dopo ne arriva. Benefici per un po', ma tanto dopo. E ti dico un'altra cosa. Se adesso tutti cominciassero per assurdo, dice adesso le macchine convertiamo tutto in elettrico, il costo dell'energia non scenderebbe. No, certo. Salirebbe, perché se a te ti serve la corrente per caricare la macchina, e loro dicono le va. Comunque posso fare un appunto. Ultimamente sti cavoli dei connettori degli 8 pin per schede video cominciano a fare. No, non entrano, non ci azzeccano i buchi. A me sta cosa mi dà un fastidio terribile, guarda. Oh, ecco qua. Allora, di fatto il PC è finito. Sì, ma per il 2020 non puoi fare il paragone ACI perché hai detto è 29. 15 a 29. Quindi c'è 29 finito, il PC. È da fascettare, eh.
Sì, manca. Ma sai perché non voglio fascettà? Perché ci riguarda, a parte fascettà perderei 2 minuti Ma perché. lasciate un cavo SATA e No, il uno. cavo SATA ancora non l'ho messo. Cioè, allora, l'alimentazione sì, già è predisposto. Mi serve semplicemente il cavo SATA dati. Lo posso passare anche dopo quello. Quando arriverà il disco da 2 tera. Perché se tu lo lasci, lo lasciamo aperto solo dietro. Sì, mo facciamo. Bello sto disco, infatti è come il mio, spizzo la sua modestia. Comunque dicevo, il paragone con aprile 2020 non lo potete fare, ragazzi, perché eravamo sotto pandemia e quello te lo dimostra, no? La gente non cerca, non esce in macchina, il diesel così come la benzina rimane invenduto, che succede? Ah, hai capito come funziona? Se la gente non esce più in macchina, il prezzo scende. Arrivata la fibra di Aruba, peccato non vada. Perché Olaz? Che vuol dire sto cavo si mette? Virgo? Sto cavo si mette? Che vuol dire? No, si riferiva a quando non entrava quello della Ah, scheda. ok. Mercoledì prossimo mettono FTTH, che spettacolo. Subito test, Fiorentini, angolo connessioni. Quanto costa questo PC? Nico, questo PC costa circa 2.900 euro. Così come lo vedi. 1000 sono di scheda. 1000 esatti sono di scheda video. Esatto. Se avessi una scheda con la 2.5 gigabit. E lo so, voi continuate a comprare schede madri economiche perché dite che una scheda vale l'altra. Non si collega, ho impostato il mio Fritz 7590, mannata, non dà connessione. Quello però probabilmente è perché c'è un problema dei parametri, Olaz. Poi dipende che connessione l'hanno messo, che il 7590 arriva in giga, eh. Te lo dico perché ce l'ho pure Manco l'aggiornamento firmware. io. No, no, non ce la fa. Certo, Fabio, che non puoi fare paragone con Dai, mi serve lockdown. quell'altro. Io però dico che siamo passati da 1,60 a 1,30 a 2 euro. Il cambiamento si sente molto più che un. Lo so, ma adesso stanno recuperando, Benta, te lo dico brutalmente, i soldi che hanno perso prima. Magari è una storia che avete già raccontato, ma come avete iniziato a montare i PC? Ma noi in realtà prima li montavamo inizialmente senza negozio, perché inizialmente, come sempre, li monti per amici, colleghi, cominci con te, poi cominci con qualche amico che ti chiede il PC, poi dopo abbiamo deciso di aprirlo il negozio e quindi abbiamo cominciato a montarli principalmente per società, perché prima i PC il 90% venivano acquistati non per il gaming, ma per casa, cioè esisteva proprio il PC da casa. Cosa che adesso è una cosa che non esiste più. Qua mi dicono 2026 l'FTTH. Ammazza, Baldo. Manco te ci arrivi nel 2026. Prova a chiedere a Cavalli su angolo connessioni, se magari c'ha info un po' più precise, che spesso. Sì, lo so questa cosa dei Mystic Light, Marco, infatti ci volevo fare un video tra domani e sabato su questa cosa qua dell'MSI Center, su come fissare questa cosa. Questo c'ha Windows 10, 11, 10. 10. Ho paura che abbiano combinato qualcosa perché non mi hanno fatto un collaudo speed test, hanno verificato che ci fosse Adin e basta. Che vuoi fare un video, non ce credo, credici invece. Soldi per mettendo ci avrei messo una 3070 Ti. 3070 Ti ti sarebbe costata all'incirca 300 euro in più. Circa 300 euro in più. Ma Benta, non è una questione di aprire filiali o meno, perché chi arriva a noi ci arriva anche da fuori, noi i PC li spediamo. Poi è normale che se ci avessimo una sede a Milano e un'altra nel sud Italia assembleremmo più PC, è normale. Però noi siamo due. Non è nostro interesse cedere il marchio. Vai.
tizio in trasferta, non gli affiderei manco meno. Dal comune, abbiamo parlato fino adesso dei prezzi, se caleranno o no, forse sei arrivato adesso. Il problema secondo me è che ormai fanno in modo che scrivere video PC è come se hanno un tempo a disposizione. Per esempio, il PC da 2000 dopo 4-5 anni si vede già che ha bisogno di un upgrade, no? Dipende sempre quanto sei esigente, perché ci sarà gente che ancora oggi ti dice con la 970 gioca a tutto. Se tu c'hai il monitor 60 Hz e giochi in Full HD a giochi non recentissimi, in realtà sì, con la 970 ci giochi a tutto. Poi dipende quanto sei esigente. C'è sta gente che ti dice io non è possibile, c'ho la 3080 Ti, il gioco me lagga. È normale che se c'hai il monitor 4K a 120 Hz e vuoi sparare un gioco appena uscito al massimo dei dettagli, tu con la 3080 Ti, sì, ti scatta, confermo. La cosa più importante da cambiare è il case, non si può tenere più di un anno. Cioè Fiorentini c'ha proprio. Comunque ormai guarda, è diventato proprio volubile sto ragazzo. Lo so, che ti fa? La forza di lavorare per padrone è diventato proprio un consumista. Sì, sì, e poi la forza che sta con te, niente, ha fatto una trasformazione, Purello. È venuto un po' male, Purello. Gli sto a far spendere più soldi da quando mi vuole. Anche lui a me, se vuoi sapere. Ho capito. Ecco qua, fatto tutto. Ma avete rovinato. Ma avete, non parlare frulare. Ma avete. Se questo voleva. Tanto non lo stava a usare. Vi piace come è venuto? Ma è un bel effetto rainbow. Sì, mo te lo metto. Pensa che questa c'ha la 2.5G adesso. Rainbow con MSI Center, sì, anche questo è vero. Adesso stanno sincate alla scheda madre. I LED stanno sincate alla scheda madre. Vi chiedono mai CPU di Intel di 12esima con dissipatore stock. Ma solo col 12.4 puoi fare sto lavoro. E comunque no, te lo sconsiglierei comunque. Ma noi già sulla serie 11 non montiamo mai dissipatore stock, a meno che proprio non è un ufficio che ti dice guarda, devo spendere 499, 599 perché cascasse il mondo, se no. Pure guarda Giova, t'ha lanciato un mattone. Ma non è vero che non saluto. Guarda, non saluta, ma guarda, t'ha lanciato un mattone. Bravo Giova, così si fa, così mi ogni dispiace tanto se non t'ho lo salutato. Rimetti in carreggiata. Grazie Mikux, grande Mikux. Io su YouTube è un po' trascurato. Ah, ci devi vedere un po', sì, perché abbiamo perso la spinta sulla piattaforma. E poi c'è stato un discorso che tutte le volte che mi viene in mente le fa un video, alla fine purtroppo adesso o è un vlog o è un tutorial, perché che te faccio vedere? Sì, è vero. Poi c'è sta pure un discorso, cioè ci siamo impegnati per fare un video su un PC da 7000 euro, che era quello di picchio, con le inquadrature fighe, montato secondo me bene, fatto bene, ha fatto 2000 visualizzazioni. Diciamo che abbiamo perso pure un po' la spinta. Diciamo sì, Benta. Non ci state trastando più le tante. Ma no, quindi... loro. No, non voi, certo. Diciamo il mondo di YouTube non ci sta. Sì, è vero. Comunque sì, Benta, concordo in parte con te, perché sul fatto che la pompa di questo Arctic avrebbe bisogno di una rinfrescata. Dovrebbero fare una Rev 2, o una Rev, insomma, quello che sia, e mettere un qualcosa di carino. Basterebbe magari, sai, queste stricette che magari si illuminassero. Insomma, un qualcosa di diverso che lo fa... Perché le ventole sono molto belle, in realtà. Le ventole fanno un bel effetto, stanno bene all'interno del case... Insomma, è molto carino come tipo di configurazione, no? La scheda madre comunque, vediamo, c'è la schittina carbon che si illumina. Poi ora vedete che flickera, ma è un discorso di cam. Il draghetto che si illumina. E effettivamente lui rimane un po' più anonimo. No, però da una parte bisogna apprezzare il fatto che, essendo un dissipatore che rimane buio al centro,
non ruba la scena comunque magari alle RAM o alle altre ventole, perché le RAM queste qui ragazzi, se installate purtroppo per forza di cose bisogna installare il software Corsair IQ o IQE per poterlo utilizzare e fargli fare diversi effetti. Queste ventole, sì, queste RAM hanno degli effetti bellissimi con la cascata tipo quadratini del Tetris che vengono giù fino a riempirsi, sono bellissime. Devo dire che Corsair sul lato, quando rinfresca il discorso illuminazione, ci azzecca sempre. C'hanno sul modding quel problema che tu dici in realtà è un difetto, quello te lo fa se tu gli stacchi la corrente la notte, non devi staccare la corrente al PC mai del tutto, questo lo dico per tutti, non gli fa bene. Ma picchio, quello starà a lavorare ogni tanto. O ha dormito dopo aver fatto le 6 di mattina. Questo vedete, serve il driver da scheda di rete. Yes. Devo prendere la pennetta, però non posso mollare qua. Aspetta. Adesso la prendo io. Guarda, ho trovato. Oh, guarda, si regge da sola. Sono superato. Guarda come casca, eh. Guarda l'inquadratura che ti ho fatto. Bella, però. Ok. Lascio sempre la corrente aperta. Provo a cambiare la ciabatta. Non vorrei essere. Può darsi. Ieri, quando stavo un po' sul controllo del loop, alle 3:30 stava ancora su Discord. Vabbè, ma Vicchio, la notte lavora. Lavora sempre. PC sempre attaccato, alimentato. Sennò la batteria ci mette 2 settimane a morire. Questo è vero. Sta sistemando i mic. 2 settimane no. Sì. Ci impiega un paio sì, d'anni. No, un po' di più, però. Però sì, io mi aspetto magari, ecco, Arctic c'ha pompa silenziosissima, radiatore un po' più grande che quindi comunque consente un'ottima dissipazione, grazie intanto per l'abbonamento sul molding, poi comunque sì, mi aspetto un refresh da parte dei tubi e da parte del water block a livello estetico, i tubi anche andrebbero svecchiati. Io l'avrei, cioè, per dire, i tubi, se vuoi fare il colpo di coda da maestro, queste righette che si vedono bianche, che è solo un discorso di retina, potresti farlo tranquillamente con questa spirale che si illumina RGB. Avresti vinto. Sarebbe una di quelle cose pazzesche, nel senso che lo montano proprio quelli che gli piace. Però sai quanti ne trovi? Alessio se lo comprerebbe subito. Tanto grazie sul modding. Grazie. Tempo per le risposte, fare il minimo sabbarsi. Beh, grazie. Fa molto, sempre molto piacere ricevere il vostro supporto. Tra mezz'ora c'ho il treno, sto tornando. Merde. Infatti, questa ci arrivo sempre all'ultimo. Bella bestolina al 12.6. 12.6, secondo noi, per il discorso temperature, quindi TDP, quindi prestazione in gioco lavorativa, secondo noi. Però c'è sta tanta gente, purtroppo c'è un difetto in questa cosa, che è di nomenclatura. Se si chiamasse i7 12SK, la gente lo comprerebbe. L'utente medio che entra qua, gli dici, guarda, no, io voglio i7. Poi gli spieghi, no, io ho visto il 17K, ma è 4 generazioni fa. Però i 7 non glielo puoi spiegare, è i 7, oh. Te fanno poco così, è i 7, oh. È Narfo, è il 159, ma è il 90, è il 5 per me, ma puoi mettere il motore dell'Arfo, sempre quello, no? Cambio manuale, il 1800 JDD, ma puoi mettere, oh. E quando dai gas c'è la nuvola nera, ma puoi mettere. Sì, c'è sta gente, l'altra volta è partito il discorso macchine sul Golf 8, che lo fanno praticamente solo col cambio automatico, la gente fa, no, la macchina, ma che siamo, no, mi faccio il 7.5 full option, perché il cambio automatico è matto. No, manuale, dimettete le marce, se non gratti in sé nessuno. Allora, non è vero, vabbè. Comunque, lo fanno pure per male, ti parlo delle versioni più spinte, Fiorentini, informati. Il GT per esempio, quello nuovo, lo fanno solo automatico. Ma questo vale pure per la prima gen. Gente dice, mio è un i7, poi c'è la sì, è 9.20, esatto. Mi sto attaccando Fabio, ho avuto la stessa conversazione con Sio l'altro giorno. Esattamente. E per te è ovvio, per uno che dice, io faccio il GT perché vanno a cambiare macro, è automatico. Questo è matto. Ma è fatto, automatico. È automatico lento. È automatico, poi non ti dà il gusto. Non ti dà il gusto, perché la prima frizione, no? Quando stacchi al semaforo, bruci tutti. Dove stai il pincio? Che sta a fare? A tirare? Non capito, sta a fare Fast and Furious. C'ha 70 anni, basta, no? Vabbè, comunque. Oh, dove vai? Vabbè. Intanto questo scarica, mo' gli facciamo il solito discorso. È messa i senta, questo gli fa pure il BIOS, eh? Yes. Il cliente, ma pensa, quando gli ho fatto il preventivo,
Io giustamente io ho messo Windows 11, mi ci ha chiamato poi, mi ha detto guarda nel dubbio mettimi il 10, che lo conosco meglio. Vabbè, ci sta, puoi sempre aggiornare. Il mio primo processore Intel, no, il i7-920 ce l'abbiamo avuto pure sia io che Fabio, perché quello è stato il primo su Socket 1366, c'aveva il triple channel, Quello andava forte, Quello andava forte. Sul triple channel, poi dopo c'era il 7950. Ne sono venduti pure tanti. Quello l'hai sbancato. Triple channel, non c'era, infatti l'hanno tolto, è durato solo su quel socket. E poi il 7920 era il 7 più grosso, c'era un processore più grosso, sul socket più grosso. Quindi era linea tra virgolette workstation, quasi, cioè, però era il 7. Cioè, spaccava, raga, spaccava proprio. Infatti, c'avevamo quello sì io e lui. Siamo passati tipo forse dal c'avevamo già il 95-50 col processore. Poi è stato uno di quelli immortali, tipo il Q6600. Veniva Q6 gente fino all'altro anno. Oh, io ho il 7920, ancora ci faccio due. Te basta. Uno di quelli proprio immortali. Che se capita nelle mani sbagliate di quello con l'alfa, sì, è finita. Che poi quelli sono quelli che c'hanno l'amico che c'ha il 9,50, ci portano il PC, ci metti il 9,20, mo lei metti il 9,50, faccio l'upgrade. Che oggi con i 3D oggi fai 10 volte meglio. Lo so. Che ti fai? Consumi di meno. È così, però. Era un bel processore, però ha fatto il tempo suo. Ne ho appena riparati i due computer. O vedi? Con i 7950? Dai, Così almeno che attiviamo pure l'XMP a questo. Reperati? Ne hai reperati due? Vabbè, ma de no. Lucius! Perché 1.0.38? Perché è la versione del Mystic dell'MSI Center che si prende adesso. Perché mettere un inglese, Fabio? Perché sennò non funziona. Worka. Ma da MSI Center me lo scarica in inglese o me lo scarica per forza in italiano? PC Intoni 1005 ce la fai con una preciso con una 2060. No, forse. L'ho fatto stamattina. 11.4, 16 giga di RAM, 3060. Ce la fai? Sì. 1530, yeah. Italiano però può impostare in inglese, ok. Quindi lo stallo da qua. Comunque Bent ha fatto bene uguale a mettere in 360, male non gli fa, Un processore che apriva proprio in due le porte proprio era AMD Adron X2 4002. Mamma mia, raga, che processore. Poi c'era il 4.6 per 5000. Che processori che erano quelli, quei dual core. Fino a che ne è uscito l'S1006. A me lì è stato proprio quando è uscito l'S1006, il primo che montammo fu di quell'architetto e poi è stato cliente nostro un sacco d'anni che ancora me lo ricordo, forse se ci penso quello riccio là. Quanti ce ne ha fatti vendere computer quello? Non mi ricordo. Comunque quando uscì l'S1006 io pure ci ho avuto il 3008. Stai a pensare al nome? Ci sto pensando. Ma come era fatto? Come era fatto? Era quello quell'architetto, veniva sempre lui però, c'era quello studio grosso. Comprava un sacco di computer perché c'era un sacco di gente a lavorare. Non mi viene. Se te lo dicessi comunque. Sì, lui. Comunque no, quando uscì l'S1006 abbiamo proprio visto e lì era tangibile la differenza. Proprio Intel prendere per il collo AMD e prenderla a schiaffi. Noi che venivamo tutte e due con processore AMD Adron X2 all'interno del PC fino al 5006, forse 5.2, AMD Adron 5006, non mi ricordo il modello preciso, fino a quanto l'abbiamo montato. Quando è uscito l'S1006 è stato proprio il cambio di generazione più notevole che abbiamo notato noi negli ultimi 15 anni. Vi dico un'altra cosa, noi fino a quel momento Intel praticamente non lo vendevamo. Eh sì, esattamente. Cioè ce lo devi proprio chiedere, senti, voglio Intel. Esattamente. Quando uscì quello, mamma mia, ragazzi, che botta che è uscita fuori. Poi dopo da lì dall'S1006 tutti i modelli, ma quando uscì poi il Q6006, allora lì bam, siamo passati al quad core, siamo passati da singolo core a dual core, e poi lì quando uscì il quad core
niente, raga, notavi proprio la differenza. Facevi un RAID 0 con due Seagate da 80 giga SATA 3, ti ricordi, che era appena uscito il SATA 3. Madonna, volava il PC. Poi c'erano quelli matti che venivano con il Raptor 10.000 RPM e ci facevano fa pure il RAID, grattava che si spostava sul tavolino. Mamma mia, senti che te sto a dire, c'erano i contenitori per Raptor. I contenitori per Raptor per farli silenziosi, sì, che ho detto il fono assorbente, magari alcuni pure che la ventolina perché scallava una bestia. Mamma mia, quanto grattavano quando c'erano... però noi, io mi ricordo la meraviglia, lo stupore che provavo quando vedevo che un cliente o ci commissionava o ci portava un PC che aveva due Raptor in RAID... E dico, mamma mia, che bestia devi. Oggi i dischi costavano, eh. Sì, costavano un po'. E poi comunque vederli entrare così era qualcosa di esagerato. Cioè, avevo la percezione che quella era il top. Cioè, ad oggi per dire una 3090 non mi fa lo stesso effetto. Oh, vabbè che io mi sarò desensibilizzato. Vabbè, no, è che poi prima c'era molta meno gente che spendeva tanti soldi. Adesso devo entrare uno che è appassionato, non c'ha mai avuto il PC, e starta con un PC da quattro sacchi. Può succedere, sì, cioè, sì. Succede, non te dico giornalmente, sì, però sì, PC di fascia alta noi ne facciamo tanti. Quindi ormai monti le 3080 Ti come in un negozio normale, montano una 1050. Cioè, la chiappia la sbatti dentro, manca la guardi, capito? Esatto. Comunque le RAM, se le monti a 3000 su una scheda che supporta massimo 2.4, andranno a 2.4. Stai, ti dico solo Intel Pentium D 830. Mamma mia, quello lì, il Pentium D scaldava parecchio, era un polmone, però vabbè. Ragazzi, piuttosto il primo SSD che avete usato in vita vostra, ci siete rimasti di stucco? Io sì, di brutto, assolutamente sì. Sì, anche se i primi erano, c'erano tutti dei mini frizz. Grande, ha tirato fuori Iceman, il Tagan. Che marca, che marca. Seasonic, eh. Comunque va bene, Stefano? Sì, che sì, cosa? Quando vuoi, no, che viene a prendere, quando viene a prendere un caffè, dici, ma sto a 450 km. Certo. Quando ti trovi a passare, certo, avvisaci. Certo. Comunque il primo SSD, sì, è stato spaventoso la velocità. Pensa, il mio primo PC aveva già un SSD, ma che sta? Pensa quanto sei giovane, Alessio. Mamma mia, pensa quanto siamo vecchi. Se ci pensi. Beh, ti ricordi quando noi... i primi periodi avevamo 20 anni, 19, 20, 21 anni, entrano quelli, ragazzi, io ho cominciato col Commodore, sì, se sì. Tu là gli fai, ti sentivi proprio troppo giovane, adesso ti senti troppo vecchio, sì. Ti sta a spiegare che cos'è un hard disk meccanico alla metà delle persone. Mamma mia, davvero, ho ancora un Q9550 da fare, bello, ci ho avuto pure il Q9550, Intel cambiavo un processore al mese io, tutti mi sono fatti. Perché i dischi IDE? Prima porco 33, giù. Poi 66, poi 100. Mamma mia. ATA 100, che c'era ATA 100. Il cavo che se scegli il disco ATA 100, la scheda dell'ATA 100, non cambiavi il cavo che ti davano, ti andava a 33, la gente a bestemmiare. Ti ricordi quando dovevamo montare il... che era il Sempron che dovevo modificare l'FSB sulla scheda madre? A mano, sì. A mano, c'erano dei jumperini sulla scheda madre, ragazzi, delle uova, dei switch, delle levette, e dovevi impostarli con l'FSB che aveva il processore, se no non te lo prendeva, anzi ci rischio che bruciavi. MD Sempron l'hanno più fatti? No, eccomi, vedi, inizio con il Commodore 64, ho passato a 286, e beh, è il disco, oh, poi pare c'è sta pure chi è più vecchio di noi, se ci stanno tipo picchi e meno a tutti te ne possono dire cose. E l'amica? È Lucio. L'amica sì, l'amica sì, ce l'ho avuta, bella. Le prime connessioni SDN, assolutamente. L'amica di Ghia, oh, mamma mia, sabono. Sì, poi se si va troppo indietro sono modelli proprio storici, storici. Questo Windows 10 nella sua immensa affidabilità si è inchiodato. No, no, è questo, mo se lo riavvii. Se lo riavvii continua. Sì, continua, continua. La tocca del LED. No. Ah, lo stai aspettando. Meglio 2K, secondo me meglio IPS o VA. Allora, IPS, se prendi un fast IPS, c'hai tutto, tutta la bellezza. Ma che tu hanno in flash mode, eh? Allora, ci stanno adesso. Fast IPS 2K è meglio per il discorso di pannello, ma il VA va benissimo, eh? E il problema non era GPU, erano i masterizzatori. Per masterizzatore buono ci avevano 300, 400, 450 mamma mila mia. Mila lire. Mamma mia. Ma questo non scrive in cazzo? Basta che se flash, eh? Ah, se sta, no, flash, secondo me è andato fuori cornice. Sì, fuori sotto. Infatti vedi pure sotto, si vede male. Sotto si vedrebbe. Vabbè, se sta flash. Per SSD ho messo un portale nel periodo che con i fissi ero in pausa, ci sono riuscito a un portale ancora va. Io non mi ricordo manco qual è stato il mio primo SSD.
Ma credo che il mio primo SSD è stato lo CZ, quello lì che c'avevo, che poi mi sono dato via da qualche anno. No, ci hanno mandato dei ricordi da provarli i maschi, quelli da 30 sì. G. Noi l'avevamo messo con Vista. Sì, con Vista. Perché sì. Vista andava male, ma con gli SSD andava. Era l'unico che stava lì che si poteva usare. Sì. Entro quanto si possono recuperare i file da un hard disk formattato? In realtà dipende, tu più lo fai lavorare più quello cancella, ma de fatto Gabriele, le possibilità di recuperare i dati cancellati, che se ne dica, sono molto basse. No, poi ne recuperi veramente pochi, quindi fai un lavorone ma recuperi pochi file. Se è un amico non è il tuo, din se può fa, trust me, vivi male. In Canada iniziare a smettere di installare lettori CD. Non abbiamo ancora smesso, c'è stato un signore, è venuto ieri, abbiamo venduto il PC più la per forza il masterizzatore, alla fine ci sono incazzato, sono riuscito a dargli quello esterno. A dargli quello esterno. No, allora, in realtà allora, il calo grosso dei masterizzatori. A proposito, te l'ha portato i dischi? Sì, me l'ha portato. E infatti l'ho montato, è quello di là. Ma quelli non vanno dentro. No, stanno sopra appoggiati nella busta. Però quello manca il processore, poi da montare e poi dopo che è finito si spostano. Diciamo i masterizzatori, il calo grosso c'è cominciato a stare in realtà nel 2014-2013, è cominciato il calo grosso del montare e installare i masterizzatori, perché poi che essi hanno cominciato comunque sia dal 2014 in poi, 2015 in poi, ad eliminare sempre più il discorso possibilità di installarlo, e quindi da 5 anni a sta parte più o meno. Poi alcuni ancora gli serve, perché capisco che gli serve effettivamente. Studi medici, dentisti, studi comunque sia di qualsiasi tipo di genere, utilizzano il masterizzatore. Gli serve. Capisco che purtroppo non si riesce ad far filamento tutto solo sulle cose di connessione, quindi cloud e quindi navigazione. Servono pure, se tu devi dare un referto a una persona, è vero, un referto è online, ma se devi comunque leggere una lastra, ancora che... CD te danno. Eh sì, se te portano una lastra perché in ospedale dopo danno, tu dici questo lo conservi, che te tosse. Questo è perché la roba medica sta dietro le palle del cane. Ma pure perché però... comunque chi se va a fare una visita adesso, che magari già ha 60, 70, 80 anni, non gli puoi dire lo scarichi dal sito, quello non c'ha manco il PC, non c'ha manco lo smartphone. Ni, perché vedi che per fare i vaccini alla fine te ci hanno costretto. Eh no, ci hanno costretto, ma tante persone si sono salvate tramite il medico di base, coprono da per te, o un'amica, o a zia, o a figlia, o a nipote. Però de base da soli, se ti dico devi scaricare i ferto, stampalo, ma quelli a casa non c'hanno né il PC né la stampante, no? Se non c'hai pure magari il parente, il figlio, il nipote che te ci può venire, devo darti il dischetto. Fra 60 anni che noi ci avremo 80 anni, sicuramente staremo più sul pezzo. Quindi magari fra 60 anni elimineranno i CD per i referti. Bene? Ho dato una data, scrivetemela. Sì. Dovrebbero dare solo USB, lo so. In realtà la pennetta da 1 giga, che non le producono più, calcola il taglio minimo che trovi è 16 giga e costa 5,90 al pubblico. Quelle da mezzo giga, da 1 giga che c'entrerebbe tutto sopra, le potrebbero tenere o continuare a produrre, che gli costerebbe veramente 50 centesimi. Roba che in CD sì, ne costa 20, ma 15, però stiamo là, eh. Pensa Ste, con l'interprete UD avevo che se a nero tamino sportivo. Sì, come no? Come no? Sì, ma lo ricordo. Passaggio da lastra a CD l'hanno fatto nel 2015-2016, prima di passare al drive o la chiavetta ci vuole almeno 2030, assolutamente. Ecco qua, BIOS aggiornato, mancano tutti gli aggiornamenti dei Windows, tutti gli aggiornamenti dei driver. Vabbè, ci vuole poco, dai, è finito sto PC. Sì. È finito. Come vedrete il futuro dei PC, la console, come vedrete, dei PC gaming parlo. Allora, per questo qui è un discorso interessante, si potrebbero fare mille teorie. Il discorso allora del futuro prossimo, tipo te parlo del 2050, secondo me il PC gaming non esisterà più, esisterà solo tutto ciò che è in differita, cioè a distanza, come adesso stanno provando a fare Steam, come quell'altra, come si chiama quella di Google là, Stadia, non credo Google che Stadia prenda troppo bene. No, nel 2000 e passa, sì, nel 2000 e passa, sì. Te parlo del 2050, ho detto una data sparata altissimo. Nel senso, un casermone del genere, questo
Ok, che adesso nel 2022 è un oggetto di arredo e di design per una casa comunque molto futuristica, perché stiamo cercando di emulare quello che vedevamo negli anni 80 sui nostri schermi quando si inventavano il futuro. Siamo arrivati a questo. Ma nel 2050, che tutto si va verso tutto ciò che è più minimal possibile, scomparsa possibile, tipo pozzetto, tac, ok? Bene, nel 2050, ho detto 2050, Fritz, proprio perché nel 2050 ci sarà, credo, neanche più l'FTTH, ci sarà l'FTTZ, che viaggerai tramite l'interstellar spazio-temporale con satellite che ti spara dentro casa un raggio rosso al centro della casa, che oltre che riscaldartela e illuminartela te fa viaggiare pure a 100 milioni di giga al secondo. E quindi questo oggetto qui sarà un casermone, come se adesso tu vedi un PC dell'Olivetti degli anni 80 con questi schermi CRT a tubo catodico, e dici: questo era un cervellone che riusciva a fare i calcoli con un megabyte di RAM, capito? Quindi di conseguenza il futuro molto 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 avanti sarà quello di potersi connettere semplicemente battendo le mani a una risorsa in cloud, dove tu potrai giocare ultra maxato a tutto, perché si arriverà comunque all'utilizzo dei processori a livello quantistico, sia di schede grafiche sia di processori. Avranno comunque trovato un modo per produrre anche il discorso batteria, togliendo il litio, utilizzando qualche altro tipo di materiale, sempre che il mondo ci arrivi nel 2050, a darti una potenza mostruosa miniaturizzandola. Più la miniaturizzi, più avrai comunque tutta questa potenza, e quindi non c'è più bisogno di tutta sta roba. Vabbè, quindi questo è il futuro che mi immagino io. Però io nell'anno 80, però nessuno ha scritto un'altra cosa, quindi probabilmente no. Negli anni 80 dicevano nel 2000 le auto volavano, stavano nel 2020 stavamo ancora a litigare per diesel o per carbone, cioè stavamo comunque più o meno sempre allo stesso punto. Cioè, ma invece delle auto che volavano, c'abbiamo i TikToker adesso, quindi non so se ci siamo guadagnato. No, penso. Senti, cambio, rimettila là, così passiamo ai saluti. Eccola. Però vedremo in full. Vedremo se sarà così. Solo il tempo ce lo dirà. Voi intanto occupatevi solo una cosa: rimanete pipi. Poi ce ne riparliamo. Allora, ragazzi, siamo arrivati ai saluti finali. Va bene, io intanto inizio. Allora, prossimi appuntamenti sono questa sera, martedì, sul canale di Buon Fabio, perché non l'abbiamo detto per niente oggi, perché non hanno spammato niente i link, ma comunque per tutti i nuovi abbiamo anche due canali personali di Twitch, il mio è Iron Geco o quello di Fabio che è il Buon Fabio, li trovate qui, i link adesso ve li mette. Non ci sono più i comandi, quindi dove sta il All widget, scendi end credits. Li trovate qui, penso che Alessio, spero che Alessio vi abbia messo il perché formato, ma perché Chrome non ce l'hai sincato. Li trovate qui, penso va messo adesso, quindi vi invitiamo ad andarci a followare anche sui canali personali, proprio perché appunto questa sera circa alle ore 21 starterà Fabio sul suo canale, farà un talk più o meno, ma non so ancora di che cosa. Ma questa cosa in realtà non so neanche io, però dopo farò una storia per dirvelo. Probabilmente, per come la tendenza, faremo un ottimo shitteria su Amazon / subito, per come mi gira. Io intanto non ci sarò, a posto. Poi domani mercoledì si torna live la sera con il campionato di Clash Formula 1, quindi correremo insieme. Prima della sera ci sarà Fabio che starterà circa alle 17 domani dal negozio. Poi la sera facciamo un assemblaggio, ci sono parecchie macchine da assemblare, quindi ne assembleremo un'altra in live sul suo canale. La sera sul mio ci sarà Formula 1. Giovedì starterà Fabio subito, penso all'ora di pranzo o subito dopo. Poi seguite Instagram per le stories, per farvi dire bene l'orario di quando si starta, e la sera staremo di nuovo insieme fino a che non arriverà venerdì su YouTube qui dal negozio di nuovo insieme. Vabbè, con un altro PC che già è pronto per essere fatto, un altro bello vestito, quello serie 12, quello sì, è un bel PC serie 12, quello sarà il 7 serie 12, è un bel PC, bel PC. Va bene, ragazzi, grazie a tutti, mandiamo i credits, a stasera, ciao.